Okay so the recording has uh, begun um, since we have um, a group of uh, foreign students and two English laboratories online i have maybe planned for a very very short introduction and presentation in english then every laboratory and every teacher will speak following the, the official language of the lab okay so we'll have presentations both in italian and uh, uh, and in english so uh, dear colleagues and dear students, we are here today in this sort of kickoff meeting for uh, the exam uh, of the history labs uh, of this uh, session. Um, we, we think, we have thought that it was the best moment to organize a short uh, presentation or a short seminar uh, where every laboratory would very shortly uh, show what they have been doing so this is not really an opportunity for neither for us nor for anyone else to uh, let's say judge what has been done in uh, in final terms this will it will be possible maybe to do so only after the exams themselves but it's the, probably the only and the best opportunity to take a look into what's what has been happening uh, in these uh, seven parallel uh, laboratories uh, that have been, uh, let's say, launched for the first time in the new bachelor degree, uh, but that are double, let's say, experiments because they are not only experiments in terms of program and pedagogy uh, as they were created for the first time, uh, but they are also obviously, they have been experimenting on how to deal with the, uh, this very complicated present uh, situation so uh, it will be very i think exciting and interesting well for me especially as i haven't participated to any one of them but for all of you not just to let's say see what you have been doing in a final uh, retrospective look but to take a peek and to take a look uh, into the other uh, sometimes i think very different uh, uh, situations and initiatives uh, I am Edoardo Piccoli. I' am, uh, let's say speaking here on behalf of Professor Loturco, who is the uh, coordinator for the Bachelor degree, who can't be here with us before because a short, uh, let's say, uh, uh, um, COVID-related issue, even though he's not himself sick, he has to deal with uh, uh, a practical issue con connected also to these very complicated times. but in any case, the presentation, is recorded and uh, will be uh, on the site of telearchitectura for everyone to see um, I, I think from later today or tomorrow at the latest uh, i am uh, let's say working with professor loturco since last year uh, in, and i'm helping him to coordinate uh, this new Baker degree and so this is why today i am, I, I am here working as a sort of a coordinator for this uh, for this uh, session. Uh, now, um, my, uh, you will see on the chat, for those that have already been, uh, let's say, uh, connected since a few minutes, but I will paste it once more. And finally, um, uh, I have just pasted uh, the, um, the sequence of the presentations. Uh, we will have about, uh, and let's say, no more than 15 minutes for each lab. Obviously, it's very little, as you all have been working for three months, four months now, so it seems a very short time, but it has to be enough. And uh, uh, if you can keep the, the time, which is imperative, we will all be able to have an equivalent time and we will all be able to begin. The exams around 11:15, 11 11:30, 11 as we all plan to do. Okay. Uh, so uh, mm, I hope uh, uh, you are all ready for it. We are more than 200 participants. I'm very glad about it. I'm sure my colleagues all share this uh, satisfaction. So thank you for thank to all students for being here connected uh, to, this, um, uh, to this seminar or to this uh, uh, collective presentation. Uh, you are all let's say allowed to open your microphones and your videos uh, let's say since there are so many of us maybe the best thing to be to do would be maybe to use the the chat oh hello filippo no you it's only that you have just connected i think and it seems that if you uh, when you connect you can only see the chat the uh, let's say what has been posted on the chat after your connection and not the previous ones. Uh, you also must activate the chat uh, on the button chattare that you see uh, among the, the, all the buttons uh, below. Okay, uh, so try to activate your chats. In principle, they, they work, they have been the chat works for most of us, so it should work for, uh, for everyone. Okay. Um, Let's see. Well, uh, Filippo, your chat is working because you have used it, but you, you just cannot see the chats that were pasted on before you connected to, to the meeting. But let's say these practicalities, we can solve them uh, on, on one side. You can also chat privately with me as the coordinator. My name is ACC. Uh, and um, so, without uh, further ado, as they say, I would like to introduce uh, Uh, professor Comba uh, and uh, her um, laboratory, mm? the first one to, uh, to open this presentation. I think I have already. Ciao Michela, I, uh, credo di avere già um, autorizzato uh, il, tuo, il tuo studente um, Salvatore Pina, infatti sta condividendo lo schermo. Quindi vi lascio, uh, vi lascio la parola e vi ricorderò, insomma, quando siamo a 10-12 minuti, vi chiederò poi di, di chiudere nel caso non lo stesse già facendo. Grazie e buon lavoro. Grazie Edoardo, buongiorno a tutti, eh, io sono Michela Comba e ho, eh, diciamo faccio, ho fatto il regista di questo laboratorio A. Quindi eh, topic di questo laboratorio eh, è eh, l'architettura e la città durante la guerra fredda, architecture and cities during the cold war. Eh, questa chiave interpretativa è stata ereditata eh, di recente dalla storia politica ed economica, eh, contaminando anche la storiografia architettonica. Eh, pur non avendo ancora prodotto uno studio sistematico sul tema eh, dunque faccio solo due parole sulla uh, sull'architettura di questo laboratorio e poi lascerò uh, la parola invece ai pochi studenti sopravvissuti, eh, no scherzo, gli studenti si sono difesi benissimo eh, usando tutti gli strumenti dell'estetica generativa, direbbe Manfredo Tafuri. Eh, il corso è partito eh, con un, un pacchetto, con uno slot di lezioni eh, frontali dedicate all'individuazione di alcune eh, congiunture all'interno del periodo 1946-1989. Eh, e dedicate alla focalizzazione di alcuni eh, temi storiografici, come il tardo modernismo, come l'esportazione dei modelli attraverso l'engineering le e eh, attraverso l'influenza di eh, organizzazioni non governative. Eh, su alcuni architetti anche attraverso i concorsi di architettura. Eh, queste lezioni sono state dedicate anche alla, allo sviluppo della uh, prefabbricazione e della standardizzazione edilizia e all'influenza della critica marxista. Eh, quindi gli studenti a partire da queste grandi tematiche hanno potuto sviluppare eh, alcune geografie, alcune opere, eh, hanno potuto approfondire l'opera di alcuni eh, architetti attraverso cinque esercitazioni, eh, tre eh, individuali e due di gruppo. Queste esercitazioni erano finalizzate a sviluppare la capacità. Eh, innanzitutto di lettura e di interpretazione dei testi, di scrittura, di restituzione grafica e eh, anche di eh, presentazione orale, quindi di discussione dei temi. Eh, questi, il mese di ottobre è stato eh, dedicato, è stato segnato, tra virgolette, dall'approccio dall alla ricerca storica, eh, quindi all'utilizzo e alla ricerca di fonti primarie e di fonti secondarie. Il mese di eh, novembre è stato dedicato alla ricerca storica condotta attraverso Casi Studio e eh, i mesi di dicembre e di gennaio sono stati dedicati invece allo storytelling, eh, quindi alla riflessione sulla relazione tra storia e finzione, eh, tema assai caro agli storici tucur. Eh, questo tema è stato eh, sviluppato con una composizione cross-mediale eh, che ha eh, visto la collaborazione di un eh, fotografo e di un filmmaker. Su questa quinta esercitazione stiamo lavorando per eh, una mostra eh, che sarà eh, organizzata con FOS, il centro della fotografia eh, di Torino. Eh, io lascio eh, a questo punto il testimone, passo il testimone agli, agli studenti che vi racconteranno lo svolgimento del laboratorio. Voglio ringraziare eh, chi ha eh, reso possibile con la sua partecipazione eh, i lavori del, del laboratorio, quindi eh, Giulia Viale e eh, Filippo, eh, Filippo Balma. Quindi lascio la parola, uh, credo, ad Alice, ad Alice Luppi. Uh, se riuscite ad attivare le webcam ci fa piacere. Buongiorno. 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 Okay. Buongiorno. Ok, partite. Per quanto riguarda la prima esercitazione, a seguito di due ore di lezione atte a ricostruire il contesto storico della guerra fredda, il periodo in cui l'architettura assume un ruolo fondamentale nel panorama sia politico eh, principalmente che culturale ovviamente, eh, gli studenti hanno approfondito la produzione e la fortuna critica di un protagonista della storia dell'architettura tra quelli citati a lezione, in particolare Costantino Doziadis, Denis Lasdan, Kenzo Tange che presero parte al grande proce processo di esportazione dell'architettura nel mondo, così come anche lo studio di architettura SOM e infine il caso del United Nations Headquarters, il quale rappresenterà un modello incontrastato di international style, fondamentale poich poiché adesso facciamo coincidere il linguaggio architettonico del blocco occidentale. L'esercitazione dunque poneva come obiettivo principale l'utilizzo del maggior numero eh, di fonti possibili, reperibili online, sia scritte che grafiche, e a partire da questi gli studenti ne hanno realizzati anche dei ridisegni. Con la seconda e la terza esercitazione, invece, gli studenti hanno approfondito due testi di critica: uno era quello di Rainer Banham sul New Brutalism, pubblicato nel 1955 su The Architectural Review e il secondo era quello di Manfredo Tafuri, L'architecture dalle badoire, uscito su Opposition nel 1974. A partire dalla, dalla lettura del testo di Banham, gli studenti hanno approfondito una delle opere citate dall'autore eh, e basandosi sull'introduzione che venne fatta dal docente riguardo la critica di Banham e il contesto su cui ha operato e influito, quindi dal blocco occidentale anglo-americano passando tra Inghilterra e California, gli studenti hanno prodotto una riflessione scritta che ha costituito la base di un dibattito che è stato poi svolto in virtual classroom, quindi in remoto, che l'ha convolto su punti specifici del testo del 1955 e delle architetture brutaliste trattate da Banham, tra cui Art Brut, New Art History, Allison e Peter Smithson, Rudolf Wittkower, Independent Group, New Art Gallery di Philadelphia e Youstenton School per poi i concetti di struttura, immagine, pubblico e ovviamente di brutalismo. Il secondo testo critico che abbiamo analizzato è invece l'articolo del 74 di Manfredo Tafuri intitolato L'architettura dalle boudoir. L'esercitazione ne richiedeva essenzialmente la lettura, l'interpretazione e poi l'illustrazione Mi pare che Alessia abbia qualche, qualche problema di collegamento. Giusto, anche voi la vedete bloccata. Eh, forse possiamo darle un minuto, non so se, se lei era l'ultima a parlare o se avete. Ehm, ecco, eh, Alessia, la, la rivediamo. Eh, C'è stato un momento di scollegamento. Può riprendere dal boudoir. Ok, grazie mille. Scusate. L'esercitazione a riguardo. Uh richiedeva appunto la... Mi sentite? Sì. sì, sì. Ok. Richiedeva la lettura, l'interpretazione e l'illustrazione dell'articolo per mezzo di una tavola. Per questa esercitazione essenzialmente il procedimento didattico è stato capovolto. Quindi gli studenti hanno innanzitutto letto l'articolo e poi proposto un layout interpretativo e grafico e solo in seconda battuta il docente ha poi contestualizzato l'articolo nell'ambito della dialettica marxista e nell'ambito del suo periodo storico che va appunto dal 1963 al 1980. Infine poi il docente ha commentato i layout da noi proposti e lasciato spazio agli studenti per rivedere, ricalibrare e poi completare l'illustrazione. Eh, le correzioni che hanno seguito la consegna di queste esercitazioni che appunto vertevano sulla lettura di testi critici e sulla loro elaborazione si sono incentrate su aspetti sia formali che contenutistici dei nostri elaborati. Si pensi ad esempio all'esplicitazione delle fonti, oppure alla corretta citazione bibliografica, oppure anche alla stesura delle note, eh, ma soprattutto la correzione incentrata su quello che era il contenuto sia testuale che grafico dei nostri elaborati, che è stato eh, ampiamente commentato anche grazie a delle discussioni promosse appunto dalla professoressa Compa durante le lezioni. Eh, mi sento inoltre di aggiungere che la lettura di eh, testi, diciamo, complessi appunto di critica architettonica come quello di Tafuri, ma anche come quello di Rainer Banham, ci ha sicuramente permesso Ecco, sul più bello. <ride> esatto, ci chiedevamo cosa avesse permesso Manfredo Tafuri <ride> da molti anni ce lo chiedevamo e ora siamo rimasti su Mafan. Oddio, non lo saprò mai. Eccola, eccola, eravamo rimasti e a... di nuovo c'è stato un blackout. A cosa eh. vi aveva permesso Manfredo Tafuri? Ci ha permesso di. Uh, maturare il nostro approccio ai testi di critica e anche a, a creare un nostro proprio senso critico. Volevo dire questo. <ride> Mi sentite? Perfetto. Sì. sì, perfetto, sì, sì. Sì, sì. andiamo avanti. Sì. Um, la quarta esercitazione invece è stata un'esercitazione di gruppo che ha previsto la selezione di un caso studio da approfondire tra 14 casi proposti dalla professoressa, costituiti da edifici iconici e discussi dell'International Style, del brutalismo e del caldo modernismo realizzati nel periodo della guerra fredda in paesi che facevano parte del blocco occidentale, del blocco orientale dei paesi comunisti non illuneati. Come illustra questa tavola riassuntiva realizzata da Filippo Valma, che fa emergere le geografie, i protagonisti e i contesti culturali dei casi studio trattati, tra cui ci sono ad esempio il Barbican Estate, il Panel Building, il panel building e il Palazzo Genex, le cui relazioni seguono dopo questa tavola, la copertina, che ha raccolto, è stata la copertina del book che ha raccolto tutti i nostri lavori. L'esercitazione è stata preceduta da lezioni frontali, dedicata alla storia politica del blocco orientale, quindi all'URSS, all'ex-Jugoslavia, alla storia della città e dell'architettura di Berlino tra gli anni '50 e '70, al tema della prefabbricazione su larga scala, e anche una lezione dedicata al monumentalismo e alla nuova monumentalità, come una lezione dedicata all'international style e al ruolo economico delle grandi engineering e di alcuni architetti nella formazione dei linguaggi architettonici come modelli culturali. Dopo una presentazione di esempio di un caso studio a cura della professoressa Comba, abbiamo dedicato circa sei ore durante quelle del corso per lo svolgimento di questa esercitazione, che concretamente è stata la redazione di un testo accompagnato da fotografie e nostri di disegni, che abbiamo sviluppato a partire da una bibliografia e da testi digitalizzati, attaccando nell'analisi un indice che ci era stato fornito che comprendeva la descrizione del caso studio, il contesto e i protagonisti, quindi i committenti, i progettisti il progetto e il processo costruttivo, la fortuna critica e infine delle nostre conclusioni. Il gruppo poi ha presentato e discusso il caso di studio scelto, i testi che erano stati prodotti sono stati poi successivamente, successivamente rivisti eh, in quanto emerso durante le presentazioni, eh, che poi sono state eh, redatte nella forma che possiamo vedere adesso durante le presentazioni, quindi in modo che le immagini fossero coerenti con eh, il testo. Vado rapidamente all'ultima esercitazione. Scusate, ok. L'ultima esercitazione invece si è basata sulla realizzazione essenzialmente di uno storytelling che viene poi. Eh... Diciamo, ricostruito attraverso un cortometraggio della durata di 3-4 eh, minuti. Il cortometraggio è stato realizzato mh, essenzialmente a partire dalla visione del film The Italian Job del 1969. E come sappiamo, sia l'anno che l'ambientazione, appunto quella di Torino, sono fondamentali per capire quel contesto della Guerra Fredda alla quale il film fa particolari riferimento. Non a caso l'affare del secolo del quale eh, il film tanto parla, è proprio. Diciamo un riferimento diretto alla costruzione di togliati da parte della Fiat. Peraltro, gli anni tra il 66 e il 69 diciamo che segnano il lento declino poi eh, del conflitto che non ebbe mai luogo a partire da quella che è stata poi la crisi missilistica di, eh, di Cuba. Quindi eh, diciamo che tra i mesi di dicembre. Eh, Diciamo tra i mesi di ottobre, novembre, dicembre, le prime due settimane di gennaio, ci siamo essenzialmente occupati di questa esercitazione con il reperimento di materiali aggravato insomma dalle problematiche di una città in lockdown che però ha messo in evidenza anche quelle che sono le eh, tipiche problematiche legate all'attività professionale. Questo tuttavia non ci ha impedito di realizzare. Eh, delle storyboard, corredate di logline e trattamento, all'interno delle quali noi abbiamo, eh, come dire, evidenziato quelli che sono i nostri punti di vista, le nostre personali interpretazioni di gruppo e talvolta i personaggi, nonché le informazioni tratte dalle diverse fonti che in parte eh, gentilmente la professoressa Comba ci ha fornito, in parte insomma abbiamo eh, reperito eh, noi singoli D'altra parte, la realizzazione, come dire, del cortometraggio si avvalsa anche del contributo molto importante di due professionisti, di quali un fotografo e un regista, come precedentemente accennava la professoressa Comma, che ci hanno han aiutato non solo a sviluppare il nostro pensiero critico ed interpretativo, ma anche a, eh, come dire, sviluppare le nostre capacità tecniche nella realizzazione di un cortometraggio. Che, mh, del quale, insomma, andrei a farvi vedere una. Eh, piccolo esempio, brevemente. Torino allora era un progiuolo di idee, di, non solo eh, per gli studenti, ma anche per il movimento operaio, quindi c'erano sempre manifestazioni. Quando poi eh, arrivavi in Piazza Castello eh, ti sentivi anche lì, però soprattutto respiravi male. quegli anni che vanno dal 65-66 fino al 72-73 sono stati gli anni che hanno segnato una svolta eh, soprattutto politica, eh, intendendo la politica come polis, come partecipazione, come incontro. Eh, la discussione culturale era fatta eh, per la costruzione veramente di una società diversa. Lascerei ora la parola alla professoressa Comma che sicuramente vuole fare delle conclusioni. Eh, grazie, grazie, grazie a tutti. Io diciamo, mi, mi, eh, mi riconosco nel lavoro che avete restituito, quindi vi, vi ringrazio. E, no, non ho conclusioni da fare. Eh, lascerei spazio agli altri laboratori e poi magari alla fine si possono fare alcune considerazioni. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Perfetto, grazie mille anche di essere stati insomma nei, nei tempi, in 17 minuti nonostante gli scollegamenti, è stato un inizio molto molto interessante. E lascerei la parola adesso a Paolo Cornaglia, giusto? Dovresti. Ciao Paolo, dovresti. Ciao, ciao a tutti, grazie. Collegato. Allora, vediamo se funziona la condivisione schermo. Eh... Perfetto, staccato lì. Perfetto. Sì, sì grazie. C'è una fascia intermedia azzurrina che non so da dove derivi, ma non è eh, frutto del laboratorio. Cioè non era l'obiettivo Parlamento, ecco. No? <ride> <ride> ci tengo <Temmino>. a precisare. <ride> sì, allora, prima cosa, eh, per non dimenticarmi, voglio ringraziare tutti gli studenti perché hanno lavorato molto rispettando le scadenze. Eh, L'architetto amoroso che ci ha seguito come negli anni passati nel tutoraggio e la borsista. Giuliana Serra che ha svolto anche l'assistenza e soprattutto vorrei ringraziare la professoressa eh, Giugia Ordaci, che come gli anni scorsi ci ha eh, seguito fornendo una serie di lezioni, e purtroppo non abbiamo potuto evidentemente incontrarla in situ, eh, come vedete, al laboratorio a Budapest. Ehm, ma tra l'altro con la professoressa si sono ormai stretti i rapporti di, di lavoro e entrata nel collegio di dottorato dei beni architettonici e paesaggistici e quindi come dire continuiamo su questa strada eh, superata questa, questa porzione di ringraziamenti da non dimenticare eh, qualche coordinata del laboratorio il laboratorio in realtà prosegue eh, la strada dell'atelier che negli anni scorsi si è occupato anche con i colleghi progettuali del caso di studio di budapest eh, cambiando evidentemente coordinate cambiando coordinate perché da un lato non c'è questa extra motivazione nel lavoro, <coughs> quindi un lavoro che trova del tutto in se stesso e soltanto in se stesso la, le ragioni dello sviluppo, e eh, manca anche è mancato quello che è un elemento fondamentale, che era eh, il rapporto diretto con il sito per ovvi motivi. Ehm, ma, eh, fortunatamente, ehm, da un lato le, il grande accumulo di materiale negli anni, e dall'altro una enorme disponibilità digitale. Spero si veda questa, questa videata di, da web. L'enorme possibilità di rapporto con le fonti digitalizzate ha consentito eh, un lavoro approfondito, anzi il, il contesto pandemico con le sue limitazioni ha come dire, portato a esplorare al massimo quello che è eh, l'offerta di questi sistemi. Faccio solo vedere questa videata in cui compare eh, Budapest Time Machine una sorta di... Eh, Lampada di Aladino che consente di derivare cliccando sul numero catastale a tutti i disegni conservati in archivio, a fotografie, eh, poi evidentemente le banche dati delle biblioteche comunali, um, ma soprattutto, e qua voglio ringraziare Rossella Fiorentino della, della Biblioteca Centrale, è stato attivato un abbonamento per Arcanum, che è un grande repository di eh, ogni scibile ungherese. Eh, anche in inglese, ma soprattutto in lingua originale, che gli studenti hanno potuto utilizzare approfonditamente mh, le riviste storiche digitalizzate, ogni ben di Dio, tra virgolette, dal punto di vista delle fonti. Eh, quindi, come dire, <coughs> la mancanza di rapporto diretto tra le, 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 i dati incamerati e queste, eh, questi accessi possibili alle fonti digitalizzate, ecco, questo, questo ostacolo è stato superato. Um, il laboratorio si è sviluppato eh, con una parte di lezioni, eh, diciamo, ex cattedra anzi ex computer, ehm, tenute dal sottoscritto e dalla collega ungherese Giulia Ordaci, che hanno eh, puntualizzato lo sviluppo della città e eh, focalizzato la storia dell'architettura in questo contesto. E poi eh, a, queste, eh, a, questo, a questa progressione, diciamo, di ehm, di informazioni che era bilanciata da una grande quantità di materiale eh, edito eh, posto in PDF sul portale, eh, sono par è partito il processo diciamo di eh, analisi della situazione eh, urbanistica e architettonica della città. Um, qui vedete, eh, come esempio, un, un dossier finale di un gruppo. I lavori sono stati fatti sia a gruppo sia, sia in gruppo di due sia poi individuali. Eh, C'è stata una prima fase di ricerca propedeutica bibliografica e iconografica, quindi con poi una serie di informazioni su come redigere di rascalie e una bibliografia, e poi ehm, è partito questo lavoro diciamo in progressione di analisi dalla grande scala alla piccola scala. Quindi lo sviluppo della città eh, attraverso il tema architettonico, eh, dalla eh, dimensione eh, Urbanistica a quella dell'architettura della singola abitazione, eh, condito, si può dire così, da un tentativo di introdursi nel contesto eh, storico e culturale ungherese, attraverso una serie di letture che, eh, come dire, hanno fatto un po' da, da sfondo all'attività all poi invece più disciplinare. Qua vedete due citazioni da due dei molti libri che sono stati ehm, suggeriti come possibile creazione di contesto storico-culturale emotivo. E quindi vi dicevo un'analisi un, un della città e del suo sviluppo attraverso le cartografie storiche eh, a livello globale e focalizzate sul centro, eh, un'attenzione un anche al singolo isolato e alla sua mutazione nel tempo, sempre attraverso l'utilizzo delle cartografie storiche, eh, una puntualizzazione sull'iconografia storica di questi singoli isolati, quindi attraverso le banche dati a cui facevo riferimento, in particolare qua è molto utile la biblioteca civica Sabo Erwin, la cui bibliotecaria ci è sempre, aiuto in, ci è sempre stata d'aiuto in tutti questi anni, per cui ringrazio anche Zita per questo. Um, un primo piccolo assaggio sull'architettura nel centro, quindi con un livello molto leggero di documentazione, questo è un processo diciamo di ricerca storica, diciamo di simulazione di ricerca storica che ha visto un grado maggiore di complessificazione fino ad arrivare poi appunto alla stesura di testi, quindi lavori di gruppo con eh, estrazione di materiale dalle fonti e poi produzione invece di sintesi. Um, un lavoro più approfondito, questa è l'esercitazione 2, su un edificio in particolare eh, che viene contestualizzato e analizzato attraverso l'iconografia storica, ma poi anche attraverso la distribuzione e le, fun le funzioni identificabili all'interno dell'edificio, per arrivare a una terza esercitazione in cui, eh, in con riferimento a un architetto assegnato da subito e un edificio da subito assegnato, a cui, come dire, in qualche modo, fidelizzarsi. Una utilizzo degli strumenti acquisiti fino a quel momento, questa appunto la terza esercitazione: ehm, con approfondimento del profilo dell'architetto e ehm, dell'edificio in questione, letto attraverso la eh, selezione da, dentro la storiografia critica delle parti ritenute eh, rilevanti e sensibili per eh, connotare questo edificio. Eh, a questo lavoro seguiva. Eh, Riprendendo appunto le modalità già viste, la, la ricerca iconografica e la lettura distributiva, seguiva il primo testo diciamo, autonomo, cioè la eh, creazione di una scheda per una virtuale guida di architettura che poi vedremo alla fine. Um, a livello invece individuale, queste erano le tre esercitazioni diciamo, di gruppo, a livello individuale si è riconvertito un po' in corso d'opera quelli che erano dei, dei test dell'extempore. Eh, indirizzandoli invece a creazioni di testi, quindi uno che vedete sulla sinistra sulla storia della città eh, sulla base di 6-7 fonti fondamentali, eh, uguale per tutti, e invece il secondo testo una eh, focalizzazione di un architetto e di un'opera eh, diversa da quelle affrontate eh, nei um, lavori di gruppo. I lavori di gruppo hanno visto un focus più sul turn of the century e razionalismo mentre invece questi lavori hanno cercato individuare di eh, ritornare un po' indietro anche sull'ottocento, su architetture d'architetti importanti, questo è un caso invece che riguarda gli anni trenta um, questi lavori fatti dagli studenti sono stati poi riuniti e eh, qua c'è un ulteriore approccio cioè la curatela quindi eh, la selezione dei materiali la ricerca storica, la selezione dei materiali la produzione di testi e qua la curatela diciamo di raccolte di saggi cioè tutti i lavori fatti dagli studenti su certi architetti, qua avete i sei book realizzati, uno di questi è ad esempio quello su Lechner, eh, in cui eh, le due curatrici hanno selezionato i lavori altrui, oltre che evidentemente loro, eh, mostrando appunto come... Ehm, come si era approfondita l'opera dell'architetto in, Bu in Budapest. Evidentemente questi sono i limiti eh, geografici e topografici diciamo, del, del lavoro. Eh, e qua vedete un caso di studio di un palazzo eh, di fronte all'opera che attende di essere restaurato da molto tempo. Ehm, il, eh, I lavori fatti sui, eh, sugli isolati dei quartieri, del quartiere centro, eh, sono stati riuniti. E, come dire, forniscono una, una storia isolato per isolato del centro città, della parte più antica. Eh, le architetture ehm, scelte, come dire, con veloci pennellate, eh, costituiscono invece un altro dossier, ehm, soprattutto iconografico, nel centro della città. Eh, a questo segue la, quella che è la guida di architettura realizzata attraverso le schede fatte da ciascun gruppo, una guida suddivisa per quartieri con eh, l'individuazione della localizzazione degli, degli edifici. Eh, qua vedete una scheda e eh, chiude eh, la, la, la sintesi dei lavori il, questo, questo libro di architettura, chiamiamolo così, questa eh, <coughs> raccolta che ci dà un profilo, della di, non dico di tutti, ma della, della grande maggioranza degli architetti attivi eh, tra 8 e 900 a Budapest, chiaramente tutti quelli affrontabili a partire da fonti raggiungibili. Questo è il, come dire, il panorama della, del lavoro. Lascerei la parola a Giorgia De Marco e Alberto Lisi, che spero ci siano, per, ehm, per eh, dare un, un loro contributo, un loro punto di vista sul, eh, sul, sul, sul laboratorio. Vedo Giorgia. Sì. Ma dovrebbe esserci anche Alberto, forse non ha solo attivato la webcam. Vedete? Eh, non, ti, non ti sentiamo sì, sì. non ti vediamo? Ecco, ah. prego, avete 4 minuti 5. <ride> Va bene, allora io volevo riagganciarmi a quanto aveva detto il professore, dicendo che um, è stata la prima volta in cui ci siamo relazionati con uh, una realtà di indagine storica di questo tipo. Uh, Ciononostante, l'utilizzo di numeroso materiale fornito. Uh, anche se era un materiale nuovo perché non ci eravamo mai relazionati con del materiale d'archivio di tipo iconografico o cartografico, siamo comunque riusciti a svolgere appieno il, il lavoro. Um, anche uh, in relazione al fatto che il carico didattico era assolutamente accessibile, uh, sempre tenendo conto che si tratta di un laboratorio quindi che uh, necessita di una serie di elaborati in, in corso d'opera. Um, il fatto che per la prima volta nel nostro anno questo laboratorio fosse staccato da una teglia di composizione, comunque secondo noi non ha prodotto delle mancanze, eh, in quanto mh, non necessariamente il fatto che fosse staccato da un fine progettuale, ma più improntato su un fine di indagine storica critica, eh, ha appunto prodotto delle, delle mancanze di questo tipo, eh, riuscendo comunque a produrre un, un lavoro mh, uniforme e ben consumato. Se Alberto Lisi voleva aggiungere qualcosa. Sì, allora io volevo dire innanzitutto che il fatto di aver trattato una città come Budapest, che anche se molto vicina a noi era fino all'inizio forse di, di, di questo laboratorio lontana, nel senso che raramente se ne parla nella sua dimensione europea, di fatto si tratta di una città a tutti gli effetti europea, ma che in qualche modo non è più inserita nei, nei circoli virtuosi del, dell'Europa continentale. Quindi è stato interessante analizzare Budapest in primo luogo, in primo luogo perché era una città eh, piuttosto nuova per noi e perché non è eh, per certi versi differente dalle città già ampiamente affrontate nei corsi passati come eh, Londra, Parigi, Chicago, New York e così via. Um, diciamo che mh, Abbiamo potuto consolidare la nostra conoscenza della, della città a tutto tondo attraverso un'analisi a partire dalla dimensione urbana fino al, tra virgolette, il cucchiaio, nel senso che abbiamo affrontato ehm, a partire da, da un'iniziale analisi eh, della dimensione urbana e dell'estensione del, dell della città, siamo andati attraverso le esercitazioni. Ehm, gradualmente nella direzione di un dettaglio sempre più eh, approfondito e definito fino appunto alla conclusione del corso con la redazione di eh, questi testi che andavano appunto a analizzare mh, un architetto specifico e una sua opera altrettanto specifica. Eh, volevo inoltre aggiungere che il fatto di non essere potuti andare a Budapest come a quanto abbiamo capito consuetudine di questo corso non è stato di per sé un, un problema in quanto appunto l'estensione delle fonti, la quantità delle fonti fornite dal professore è stata più che sufficiente a portare a termine questo, questo laboratorio. E non ho altro da aggiungere. Volevo ringraziarla per il corso che è stato comunque molto interessante. Grazie, non l'ho pagato. E... <ride> Ho qualche hai, dubbio. Hai qualche dubbio, Annalisa, lo so, ti <ride> pensi subito male. <ride> Grazie, allora, Giorgio e Alberto, e siamo stati in 15, giusto? Grazie mille Paolo. Direi che forse non l'hai pagato, ma forse è la sindrome di Stoccolma che nell'occhio agisce comunque. Tutti, cioè... tutti. Grazie mille. E intanto approfitto per un saluto collettivo ai vari studenti miei e di Alessandro dell'anno scorso, che ogni tanto compaiono. Sullo sfondo e sullo schermo, mi fa piacere molto rivedervi. Eh, lascerei subito la, la parola ad Annalisa e, e ai suoi studenti. Credo di avere già autorizzato allo screen sharing quelli giusti, ma in caso mi dite voi ecco se. se eh, io ho fatto il nome di Martina Mazzotta. Benissimo. Sì, è già Martina condivide, io dico: so. eh, Mi vedete? Sì, sì, vediamo oh. e sentiamo bene. Ok, perfetto. Uh, io sono Annalisa Damieri, buongiorno, sono la docente del laboratorio C. Uh, dico solo due parole, vorrei lasciare tutto lo spazio possibile ai miei studenti, uh, poi magari mi inserisco alla fine per. Uh, dire ancora due cose. Eh, dico solo, come vedete dalla prima slide condivisa, che il titolo del, del laboratorio C era Città è città di carta. Chi mi conosce sa che è un titolo che mi è molto caro eh, e gli studenti poi spiegheranno perché il titolo che ho scelto è questo. Il sottotitolo storia Storia dell'architettura della città del XIX secolo. Dico solo... Perché XIX secolo? Perché innanzitutto appartiene al mio DNA, alle mie ricerche, quindi mi sembra giusto eh, a un ultimo anno della triennale e poi anche alle magistrali far combaciare il più possibile la didattica con la nostra ricerca per essere, come dire, il più possibile utili agli studenti. Sono fermamente convinta, ma ovviamente sono, sono di parte. Che le radici dell'architettura della città contemporanea si trovano nel lungo Ottocento e quindi mi sembrava e mi sembra ancora giusto che gli studenti abbiano modo in, al terzo anno di riflettere su questo lungo periodo, che viene studiato al primo anno, nelle prime settimane, e che spesso eh, il più, parlo da ex docenti di storia dell'architettura contemporanea più delle volte al primo anno non viene così compreso. Ho voluto sottolineare moltissimo la dimensione città più che architettura, perché mi, dopo due anni in cui gli studenti si concentrano sull'architettura, anche su questa cosa sono di parte, mi sembra giusto che la città abbia un suo momento di riflessione. E mi interessava trasmettere agli studenti una metodologia di ricerca, mi interessava trasmettere dei contenuti, e l'abbiamo fatto attraverso delle letture dei casi studio. E volevo far giocare con moltissime virgolette, perché non so quanto gli studenti si siano divertiti in questo gioco. Far giocare gli studenti mettere alla prova con una scrittura di testo, uh, un critico scientifico, quindi come dire come se fosse un piccolo, anzi non è anche piccolo, un saggio di ricerca e con letture di vario genere. Cito Paolo che ha parlato prima di me e che ha detto letture votate a in, in, quindi, approfondire il contesto storico, culturale e emotivo. Esattamente quello che hanno fatto gli, i miei studenti, nel senso che hanno affiancato a letture, a una storiografia scientifica, delle letture, dei romanzi mh, scelti da loro, scovati loro, da loro, eh, che permettessero in qualche modo di mh, immergersi eh, in un contesto storico emotivo. Sono stati tutti lavori singoli. Quindi le slide che vedrete non parlano in realtà di singoli lavori perché sarebbe stato impossibile. Hanno tutti lavorato in maniera autonoma dopo una falsa partenza in cui si è provato a lavorare in gruppi, in realtà poi si è scelta la strada dei singoli e quindi tutto è stato fatto silencolarmente, anche la costruzione della bibliografia. Ognuno si è costruito la sua bibliografia con notevoli difficoltà, ma credo anche con buoni risultati. Io adesso lascerei la parola. Agli studenti, e poi se serve aggiungo qualcosa, se no, no. Prego, ragazzi. Buongiorno a tutti. Allora, eh, io vorrei partire a riallacciarmi al discorso della professoressa proprio dal fatto che abbiamo usato questo titolo, Città di Carta, che è comunque il punto di partenza e anche la sintesi di quello che è stato appunto il nostro laboratorio che si sviluppa principalmente sui due cardini del titolo, quindi città e carta. Come ha detto la professoressa, città l'abbiamo trattata come una città che del lungo Ottocento, un termine che abbiamo preso soprattutto dalla, nostra, dalla, dalla bibliografia che ci è stata data all'inizio. Una città è come, come si evolve in tutto quello che il lungo Ottocento definiva Zucconi, quindi quello che è il secolo lungo, che non inizia e finisce eh, con i termini soliti con cui si indica un secolo, ma prosegue fino a um, ad alcuni anni del Novecento. Quindi come questi temi all'interno di questo periodo storico allungato, tra virgolette, eh, come ci siano questi temi comuni che poi vengono adattati ai alle diversi alle diverse, alle diverse sviluppi delle diverse città, come queste hanno appunto risposto al cambiamento e, e, come, si sono, e come si sono presentate all'incirca nel 1914-1915, quindi quando possiamo in un certo senso chiudere quello che è... Il lungo 800, se in realtà si può parlare effettivamente di chiusura. E poi l'altra parte è la, la parte della, della carta, la carta intesa come cartografia, come spazio cartografico, quindi tramite anche quella che è una metodologia della ricerca, andare a capire come si cercano queste carte, le tipologie di carte, andare a interrogare proprio quelle che sono le carte e capire che ce ne sono di diverso, di diverso tipo, di diversa tipologia, contenute in quelli che sono l'archivio, collezioni o anche biblioteche. Ma carte non solo dal punto di vista cartografico, ma anche dal punto di vista dei libri. Come ha detto prima la professoressa, noi ci siamo basati non solo su quella che era una bibliografia scelta dal docente, che comprendeva alcuni cardini di quella che è la, la descrizione della, teori, della, della città del lungo Ottocento, ma anche. Con libri a scelta, quindi libri che si discostavano spesso e volentieri, da quello che era il, il fine architettonico, il fine, eh, il fine della città. Quindi, che si magari si stagliavano su quella che era la città, il, il, il caso studio da noi scelto, ma si discostavano perché avevano una, una parte romanzata, in un certo senso. Quindi noi abbiamo imparato anche a soppesare, quello che in realtà serviva dai, dai libri, quindi capire che in realtà tutto quello di cui si parlava in questi libri. In questi romanzi non fosse in realtà eh, direttamente collegato a un contesto storico, ma facesse soltanto da sfondo. Quindi la domanda principale è stata: come interroghiamo le carte per comprendere la città? Come riusciamo ad utilizzarle per descrivere la città dell'Ottocento? Sì, buongiorno. Eh, questa che vedete è la nostra bibliografia comune eh, che ci è stata data fin dalle, dalle prime lezioni. Che ci ha permesso di analizzare l'architettura del lungo Ottocento d'Europa. Eh, sono tre libri eh, diversi tra di loro, ma il, il libro La città dell'Ottocento di Guido Zucconi è stato usato da noi un po' come se fosse una Bibbia perché ho riletto numerose volte per, per scovare dei dettagli sulla lettura delle città europee. Il, il libro di Saper vedere la città di Zevi sempre sullo stesso stampo, mentre è importante sottolineare la voce Eclettismo, scritta da Roberto Gavetti, che è completamente una lettura differente proprio perché è una voce di un dizionario enciclopedico eh, di architettura e urbanistica. Eh, questo, questo confronto eh, è stato affrontato fin, fin dai primi giorni, nel, nell ora e mezza, nella prima ora e mezza della settimana, di tutte le settimane, che è stata l'ora e mezza teorica in cui noi abbiamo seguito le lezioni della professoressa Dameri che ci ha raccontato eh, le, le caratteristiche di città differenti quindi eh, la visione è sempre stata a, a larga scala e le città sono state Torino, Barcellona eh, New York e Chicago quindi siamo riusciti a confrontare delle realtà europee del lungo ottocento confrontate con delle realtà oltreoceano e questo veniva eh, svolto durante durante la prima parte della settimana, mentre nella seconda parte della settimana il, il laboratorio era basato su un momento eh, di, di seminario in cui noi settimanalmente eh, continuavamo a leggere eh, dei documenti o dei libri e li portavamo a discussione con la professoressa e anche con, eh, con i nostri compagni. E il confronto eh, poteva essere volontario, eh, o eh, un po' meno diciamo, volontario, eh, quando ab abbiamo analizzato dei testi scritti da nostri compagni e abbiamo portato all'attenzione dei dettagli positivamente o negativamente. Passerò la parola al mio compagno Francesco. Ok, allora raccogliendo un po' i tasselli teorici che prima di me hanno disseminato la professoressa e i miei compagni, eh, prettamente sulle esercitazioni noi abbiamo composto questi saggi che possiamo, eh, in cui possiamo vedere tre parti distinte, in cui ci hanno chiesto, è stato chiesto di lavorare con un tipo di documento specifico. Eh, per la costruzione della prima parte abbiamo lavorato in particolare sulla bibliografia, la bibliografia individuale che ci è stato chiesto di costruire su un caso studio. A nostra scelta, eh, a partire dalle quattro città a cui siamo stati assegnati, eh, il costruire una nostra bibliografia, eh, stimolati dal fatto di aver scelto noi il, eh, il caso studio, è sicuramente stato eh, edificante sia per quanto riguarda l'aspetto della, della ricerca e soprattutto ci ha ehm, costretti, ma in senso positivo, a eh, leggere durante tutto col corso eh, rispetto ad altre occasioni in cui la bibliografia ci viene fornita all'inizio e eh, noi studenti, che sia colpa nostra, tendiamo poi a rimandare fino, fino all'esame. Eh, nella seconda parte abbiamo lavorato sulla cartografia storica per eh, imparare a interrogare le carte e cogliere i risvolti più urbani dei temi che avevamo scelto di indagare e eh, nell'ultima fase abbiamo lavorato su delle fonti non specialistiche che erano a nostra scelta romanzi o film e altro tipo di documenti per imparare a cogliere sullo sfondo di una narrazione i eh, dati e le informazioni che a noi potevano servire per per arricchire quanto stessimo scrivendo, abbiamo appunto, come ha accennato prima di me, Ugo, poi ha avuto occasione di leggere, confrontarci con i lavori degli altri per imparare anche a ehm, analizzare criticamente quello che stavamo producendo, cogliendo aspetti positivi degli altri, correggendo un taglio che eh, non, non, si, non si adattava bene al lavoro che stavamo producendo E quindi spero la professoressa sia contenta del, del punto a cui ci ha portati. L'ultima cosa che volevo aggiungere è che nel laboratorio ovviamente ci sono state non poche difficoltà. Innanzitutto, eh, partendo dal fatto che doveva essere un lavoro di gruppo, come aveva accennato la professoressa, ma ben presto ci si è accorti in realtà che il lavoro di gruppo non poteva essere, non poteva essere svolto, e poiché ognuno di noi tendeva ad un Particolare argomento tendeva a scrivere in maniera diversa, a pensare, a leggere in maniera diversa. In questo modo. Noi siamo stati smistati in quelli che erano grossi gruppi in queste quattro città e poi ogni gruppo, dopo aver costruito una bibliografia generale, in realtà si è diviso, quindi siamo andati più su un fattore molto, eh, molto personale, tra virgolette, cioè abbiamo eh, analizzato quello che era il nostro, la, la nostra preferenza, quindi in un certo senso c'è stato chi eh, era molto più interessato al, um, al discorso sui cimiteri, ad esempio, questo posso fare un esempio, come... Quello che si vede adesso in presentazione, chi invece era interessato più allo sviluppo industriale di una determinata città. Quindi è, è, questa è stata una prima difficoltà, in un certo senso, perché non, non eravamo pronti ad affrontare la stesura di un testo di un, di un testo, una scrittura di un testo critico, e, poiché non eravamo, mai, non eravamo mai stati abituati. Anche la lettura di testi che non fossero testi romanzati, quindi testi di architettura, è stata molto, molto difficile. E anche la stesura della bibliografia, che in realtà sembra, sembrava a noi essere una cosa da poco, però eh, si, è si è rivelata alla fine una delle lezioni che abbiamo più volte ripresentato per correggere gli errori nel, nel, nella parte del corso. E inoltre, invece. Parlando invece di cose positive, eh, il fatto. Eh, grazie. Ero... Sì, se no faccio una brutta figura con Cornaglia. <ride> il mio problema è con Cornaglia. Il fatto, parlando di cose positive, che sono, eh, che sono molto più di quelle negative, ovviamente. E, la lettura dell'esercitazione degli altri ragazzi che avevano la nostra stessa città oppure avevano città diverse con temi simili a quello che aveva, avevamo scelto noi è stata, la parte, è stata una delle parti più costruttive del corso perché anche se fossilizzati in un certo senso su un determinato tipo di argomento siamo riusciti a spaziare e a capire la nostra città a 360 gradi anche grazie all'esercitazione degli altri. Eh, dado ancora due minuti? Eh, proprio uno, se possibile. Allora, uno, no, no, no. ringrazio. Solo no, gli studenti. no, ma ha, ce No, ringrazio soltanto gli studenti perché, sì, sono soddisfatta del lavoro che avete fatto, di tutto, il, di tutto, di tutto e di tutti i lavori che sono stati fatti. Gli studenti hanno accettato le regole del gioco, ho torto collo, eh, perché poi quando sono in un laboratorio le devono accettare eh, o, o, o balli o, o stai seduto. E, però sono state anche regole che appunto sono cambiate nel corso del laboratorio per tutti i problemi che ci sono stati. La scelta dei casi studio, ad esempio, ne avevo in testa altri, ma ho ricondotto a queste quattro grandi città italiane, in realtà io avevo in mente... Europa e Stati Uniti hanno letto tanto, scritto tanto, parlato, discusso, chi più, chi meno, però tutti sono stati obbligati, ho introdotto, come avete capito, la revisione tra pari, abbiamo analizzato un numero monografico di una rivista proprio per capire come si costruisce una rivista e quindi come un saggio viene costruito dall'inizio alla fine e viene anche revisionato. E quindi insomma, io credo che una piccola esperienza, tutta da, da verificare e migliorare per l'anno prossimo, però insomma, questi ragazzi l'abbiano compiuta. Grazie. Bene, grazie Annalisa, grazie anche agli studenti della loro presentazione molto vivace. E grazie, insomma, riusciamo a tenere più o meno i tempi, e così potremo magari permetterci qualche minuto alla fine. Di considerazioni più, più generali. E intanto devo dire bibliografie, carte, eccetera, tutta musica per le, per le nostre per le nostre tra l'altro dado tu ci accogli con questa carta dietro di te che i, sì. i miei studenti conoscono bene sembra proprio fatto apposta cioè... Beh, questa è la mia sala eh, di educazione so. diciamo eh. per le per le lezioni a mia volta eh. <ride> quindi, ma quindi copre, copre la Mona Lisa che esatto. c'è dietro sai <ride> <ride> il, il, il Salvatore Mundi quello che è sparito <ride> no, dall'Emiro ce l'ho qui dietro la, la carta di Torino allora, grazie e allora lasciamo la parola al laboratorio del professor eh, De Pieri, credo anche a, ad Aurora Riviezzo che ho nominato coorganizzatrice. Ma Filippo. Esatto è che dovrebbe condividere lo schermo adesso con la presentazione, e poi partiamo. Eh, io mi scuso con gli italofoni, parlerò in inglese perché come sapete il corso si è svolto eh, in inglese. Eh, so um... This is the title of uh, the, the history lab that we held as, as an English speaking course uh, this year. Uh, can we move on to the, to the next slide? The, the lab was um, was dedicated to somehow uh, opening the box of architectural history. So, the idea was to show the students how architectural history is made and to teach them how to recognize history not as a, as a set of given narratives. But as a set of practices that can be discussed and renewed. So, we try to understand how history making practices work from source gathering to source interpretation to the production of stories. And we used housing, housing history, as a thematic entry into this uh, question. So, uh, housing history served as an observation point in order to understand the number of things concerning the ways in which history is produced. Can we move on? Next, please. Okay. The, the lab was very broadly, uh, um, at least conceptually, organized into two parts. Uh, basically, in the first part of the lab, we uh, we read many, many things. So we did uh, a number of uh, exercises and experiences concerned, uh, that uh, had to do with acquiring uh, fundamental notions uh, and a number of reading experiences. Uh, especially related to the um, to the to the conceptual basis behind housing history, let's say, uh, and then in the second part, the second part was more empirical in scope, if I can say this. Uh, we chose a number of case studies; they were 19 in total. And we did a collective research work on those case studies in order to test the competencies that we had acquired in the first part of the course. We will explain all of this in greater detail. Let me just say, to start uh, something that I had already forgotten to say, that uh, Aurora's role was fundamental in shaping this. And also Chloe Tan's role, the student assistant to this course, was absolutely fantastic. This is true for all courses uh, every time, but for the course of this year, which was held remotely, it was really. Uh, very very important this was our true laboratory there were many people speaking not just ourselves we tried to encourage students to speak there were seminars there were conversations being many voices were heard over the course of the year and so we're trying to make sure that we you will also hear some of these voices not all of them for example alp are you here yes professor i'm here so thank you for this opportunity. And one of these notions was the microhistory that we search in the keywords, and we are trying to give the voice to the unvoiceless so which is the working class. And furthermore, we continue with the 20th century mass housing developments in the United Kingdom, and we try to approach to the mass development housing in different perspectives. And then we continue to start a documentary of a life of a building, which is a live exposition of a field site, which we can see an interactive history of housing inside an exposition. And furthermore, we continue with in my case, Weisenhof in 1927, which is the German housing history. And we deeply analyze the German mass developments, which furthermore continue us to my case study, the Nagaken capsule housing. And for this reason we start with the biographies, biographies, sorry, bibliographies, which is based on print and then digital and then the video sources and with this way we continue to create a video source that we can see history in our digital computers and digital work life because in these days we are always in digital world so thank you and i will leave the floor to our professor so Alpa give you a give you a fantastic spoiler of a number of things we're going to say right now. And this is what I call the first part in my initial presentations. We really started by reading uh, a number of things. And the very first thing we did was to assign the students a number of articles related to some keywords um, behind contemporary housing history uh, research. We selected uh, a certain number of papers. Uh, that evoked some topics that, uh, from our point of view, were important in order to discuss the directions in which housing history is moving these days. Can we move on to the next slide, please? Um, and these were the readings that we made in the very first few few weeks of the course. We distributed these articles with, between students, and we had these seminars organized, discussing these groups of articles. Uh, and the, the topics were micro, so how to analyze. Uh, the um, things from a microanalysis point of view what is micro history uh, how can it be can it be applied to, um, to architecture uh, the opposite uh, end of the scale was the macro scale and we uh, analyzed differences between comparative history transnational history global history and what does it mean for the history of housing uh, then we had uh, a number of texts uh, uh, next please uh, on, the, um, on the role of, played by the experience and oral history and the study of everyday life, once again, in contemporary housing research. And then finally, a session on the identities in modern cities and special inequalities and how to analyze them to notions of class, race, and gender. This was really articles that introduced the student to some fundamentals behind contemporary discussion in the research. And then we did another thing, which is in the next slide. Uh, when Once we did this, uh, we started by reading a number of work of housing history works that had been published recently and that and we sort of tried to understand how they had been uh, done each student was given one book one relatively recent book and they had to sort of understand how the book had, had been constructed can we go to the next one uh, we concentrated on these six books in the end uh, once again, each student had a book, and uh, we dedicated a specific session to each one of these books. Try to understand which were the sources behind the book, which were the choices that the author had done in order to organize the sources. So, what, for, on the one hand, we try to understand to what extent these researches crossed uh, the the keywords that I. I've shown you previously. On the other hand, we asked the students to identify the primary and the secondary sources behind these researches and to uh, explain how they had been used. And then, next slide, please. We also had a number of lectures, screenings, and other parallel activities that got us in touch with other researchers. By international scholars, such as the one that you see listed here. Also, we had a number of screenings of film documentaries for which the question of sources was particularly important, such as Friedrich Weisman's Public Housing or the quite fantastic BBC series, a House Through Time, which is uh, an advice I have to give to all of my colleagues. A fantastic series to watch, uh, really outlining the role of documents in research and making a show out of it. Um, I think it's about the time to hear someone else speaking. Emmanuel, are you here? My voice is, is plain and loud. Uh, Emmanuel your voice doesn't come through we have a problem with the audio can you check please we the volume is very very low no we, we. can you try again because the sound is really remote can you can you hear yes. Me? yes 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 yeah. okay. is it loud enough and okay Okay, okay. Uh, in the intermediate part of, of the course, we had a joint seminar between this lab and the, the, the architectural design theory lab. So, the essence of that um, seminar was to retrospectively analyze the agency of design documents within complex settings of transformation and public debates. Um, we successfully created a connectedness between these, these two labs. Um, by collecting documents historical documents pertaining to our various case study we put in a timeline how these documents um, uh, affected or the role the document played in the various stage of the design of of the buildings our pastoral aurora which you can continue from right stop thank you or should I, should I go on or is it you uh, well um, these are the case studies that we selected so there were 19 we're showing some of you uh, and we're just going through there's no need to, to go to them in detail but for each of them we had a group of two students doing a number of things and the first one was this joint history and theory seminar would you like to say something about it Ababa? yes uh, thank you emmanuel for uh, saying something about that so one model of the course was uh, organized jointly with the theory lab held by professor giovanni durbiano with eduardo bruno and valeria federighi and uh, starting so starting from the case studies the students were asked to collect design documents available on the internet and ideally produced in different moments uh, in time and by different actors uh, contextualize all of them in a um, through a series of instruments they learned within the theory lab. So they retrace a possible history of uh, the case studies, of the design process of the specific case study, through a timeline or a diagram, like uh, the three cases we are looking at right now. And uh, obviously, all the results were uh, jointly discussed by the two labs. And uh, common activities also included a lecture by Professor Giovanni Berta about the city of uh, Detroit. So now I leave the word to another student, Vali. Thank you, Aurora. Yeah, as you also mentioned, um, the I believe the, there were two major points about the joint exercise, which we attempted to carry out in the perfectly possible. One of them being to uh, generate a, a really deep analysis on the major events in the history of our case study and also moments in time that uh, had a uh, consequent impact on the design and architectural features of the area or the language of the area. And then, uh, of course, secondly, visualizing the, the collected pile of information that you wanted to reflect to the audience in the best way possible so for that reason we designed a sort of uh, as you showed chronological diagrams where we aim to uh, reflect the crucial points in history of the case study that uh, lead to design or architectural events and um, consequences that were also uh, discussed throughout the two labs thank you thank you very much uh, so what did we do on our 19 case studies uh, apart from this joint uh, uh, History and theory seminar. Well, the, the, the essential focus of what we did in the second part of the course was uh, a reflection on sources, on the sources that could be used in order to address the historical study of those places. And since we were in these crazy pandemic situations, and even libraries were unavailable for most of the Lab, uh, we decided at some point that we, we, we were to concentrate on digital sources. And so we really tried to address these questions which kind of digital sources are presently available for those wishing to reconstruct the history of a large scale, relatively well known. Housing complex, which is the the state of digital sources in the field. Uh, what is it possible to do, and what is it not possible to do, starting from the digitally available sources that are out there right now? We started with the. Uh, um, can we move on, please, um, We we started with a relatively traditional bibliographic research, let's say, but the bulk of the work was uh, an in-depth research on digital sources existing for each of our specific case studies uh, by this we mean of course digital scholarly sources digital articles etc but then we went on to look for everything that was on the internet and that seemed to present some degree of reliability for building out a historical study of that. So public, uh, publicly available archives, specific portals dedicated to sites, uh, articles available here and there, collections of oral history sources, collections of photographs, even Facebook groups or social media pages, when they seem to provide relevant information, could be interesting for us. And then what we did in the end was to dress this sort of catalog of uh, um, digitally available sources, which is presented on a website. Oh, on which we you will hear soon. I now give the word to Ada. Hello everyone um, and good morning. Can you hear me? Yes. Um, first, I want to start by saying thank you to anyone involved in this course. It was really mind opening. and I personally enjoyed it so much doing all those researches and case studies and even the video which we will talk about it in a short time. And uh, I realized this course was never limited or exclusive for Lab A students and the professor, but it was intended to affect also other people who are willing to learn. And in my experience during our video making, several of our friends helped us uh, in different ways. We prepared the set, we shot the scenes, and by the time we finished uh, everything, like all of the video, and it was a wrap up. All of our friends who were helping us uh, knew as much as me and my groupmate uh, about this case study. Maybe not as much, but at least enough to join a conversation. And suddenly, a bunch of different branched students, and I mean, none of them were um, studying architecture, uh, they were different. They were studying different things. Um, we're talking about a mass housing project in Vienna. So it, the, the video before being uploaded, it created this discussions uh, in between our friends who were uh, helping us listening what we were saying and learning from our case study. Uh, and, and after uploading the video, we kept getting messages from people who were sharing what they were thinking about the case study and i needed i need to be honest it feels uh, really good to see people who are interested outside of the class too and i think it was a really important aspect of this course so i thank you thank my professor professors for this um, opportunity and i leave the microphone to our collaborator aurora thank you uh, thank you ada uh, so, uh, as the final step of uh, the course, the students produced uh, an eight minute uh, video through which they investigate a specific aspect of their case study history. Uh, so, they were completely free to find a specific topic and uh, make an extensive use of uh, the digital sources they found during the first part of their work. Uh, so they were free to select um, all the materials their own narration required. Uh, so the video make use of written uh, audio and uh, visual materials that are completely free online. And uh, in making the videos, uh, obviously the students um, also reflect on the first part of the course. So, using the main topics and issues related to the social housing history, we discussed about. Um, as Filippo said, all the videos are available on a YouTube channel and uh, on a website uh, where we have published all the list of sources uh, made by the students. And uh, so, I leave the word to Chloe, who is going to say something about the website hi good morning everyone so we decided to set up a website as like a sharing platform so on the website you can find all the student work including all the videos and all the resources so for anyone who is interested you can head to the website which i'll have like paste on the chat and check it out thank you Okay. thank you very much and we leave the final word to kubra which concludes this presentation thank you very much to everyone good morning good morning to all uh, firstly i want to thank you to the professor aurora and chloe for letting us experience this lab and i want to share my experience that before this lab uh, we have never analyzed the history of an architectural object and its surroundings in this depth and as a result of this collective research, uh, I gained a new perspective that when analyzing and interpreting uh, the history of these buildings, uh, in our case, it's uh, housing complexes, it is crucial and essential to analyze structures beyond buildings uh, in a way that, considering the larger social, economic, and politic, political forces that actually shape these buildings and in uh, by means of its uh, architectural configuration in relation to the forces uh, and situations which were there before they were executed and which were derived from their existence so thank you thank you very much okay so thank you thank you so much it's i mean it's heartbreaking to keep. Uh, the, the, the to keep the presentations in such a short time but thank you and i think we'll remain in the english uh, mode for the laboratory of uh, sergio Pace and alessandro spila that follows so thanks to all to all students and to filippo unmute aha uh -huh. mm -hmm. surprise surprise yes so uh, good morning, everybody. Good morning to my colleagues. Good morning to my students. Good morning to all the students who are attending this, this uh, session, this Zoom session. Um, well, uh, about our laboratory, me and Alessandro Spila, and I thank you, thank him very, very much uh, with Marco Corona, who helped us in uh, connecting the, the threads of, of, uh, of uh, quite a complicated experience in my opinion. Um, we, um, we could uh, narrate the story of our laboratory um, starting from, from a difficulty, from one of the difficulties. our laboratory uh, was uh, also, has been also the story of a false start because uh, as probably my students remember, um, what we announced in our program was to study uh, uh, Turin and the city of Turin, and to make them know, as they were uh, foreigners, uh, to make them know the story of Turin and the monuments of Turin and the architectures of Turin, etc., etc., etc. To write uh, some histories of the uh, of Turinese architecture. Um, this was written before the pandemic, and uh, therefore. Uh, when the pandemic arrived, uh, we uh, realized that it was very very difficult to do that. First, because uh, uh, most of them they were only 20, um, but most of them were uh, 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 never arrived in Turin, and therefore they didn't know Turin. And secondly, because uh, and I uh, and I uh, listened to what Paolo Cornalia was saying about Budapest. Uh, well, actually, uh, you know that we have some, uh, many digital sources from Turin, but neither the uh, Archivio Storico della Città nor the Museo Torino, which, we, which is a little bit more problematic, has uh, any part in English. And texts about the history of Turin in English are very, very scarce, so very, very rare. So this was the first, first uh, false start, the first difficulty. Uh, um, and then we had uh, uh, to rethink uh, our laboratory together with the, with our with our students, with our few students. Uh, um, looking at the list of our students, we realized that they were strangers, but they were also coming from very different places in the world where we had people from Turkey, we had people, uh, uh, from uh, from uh, um, Kazakhstan, from Azerbaijan, from China, from Italy too, of course, from Greece, uh, um, from St. Petersburg, from from Russia, uh, we, had, we had a good number, a good variety. One from Canada, which is uh, an absolute exception in in our standards, at least for me. Um, therefore, we decided to shift. Uh, the subject of study, the field of study from Turin um, uh, to other cities with the same objective, with the same target, because the target was uh, related to some kind of public history. Because the challenge, and this is the challenge, this has been the challenge, the challenge of our workshop was to convince, to persuade our students that the history of architecture. And the urban history, although uh, it may appear, it may be a very difficult, complicated discipline, made of sources, made of difficult readings, made of the interpretation of drawings, made of the interpretation of texts, made of the interpretation of buildings, etc., etc., etc. But it, uh, not only it can, but it must be uh, um, given to a larger public which is the foundation which is the grounding basis of the of uh, the public history we said uh, we told them please consider that architecture is something uh, that people can never leave uh, that can can never abandon uh, people can never abandon architecture because architecture is always with them the city is always with them will always be with them and they Deserve, they need, they must have. Uh, this is the, the, the I think, the, the pilot of public history. They deserve, uh, they are citizens, and therefore they need a good explanation on architecture and on urban history as if they were scholars, although they are not scholars. Therefore, we asked them, them, all of them, because our works uh, uh, were individual, uh, we asked them to imagine two kinds of personas, as, uh, as mm, those who, who study this kind of, uh, of things uh, say, two kinds of persona, two kinds of group. The first group uh, was a group of elderly people Elderly people, retired people, we could say, not old people, but retired people, um, having no specific professional interest in architecture, but having more curiosity and uh, cultural interest in architectural and urban history. The other group, the other persona, was made by a group of children, children aged 8, 12, less or more, um, children, kids who were. Obviously, uh, completely unexpert about architecture. They didn't know anything about architecture. The only thing they knew is that they could uh, appreciate the history of some architecture and some cities. Um, directed to these two groups, we decided to ask our students to prepare two different guides about. Their cities, not about Turin, but about their cities or cities that belonged to their nations. Uh, uh, Athens, for the student coming from Greece, uh, uh, Astana from uh, uh, for the, uh, the student coming from Kazakhstan, etc. etc. Uh, um, there were Two Italian, uh, two Italian students, and they uh, were assigned. Not well, three Italian students. They were assigned uh, uh, cities such as Milan, Genoa, and Palermo, and try to collect the most part or the, 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 the most quantity of, of information about three uh, uh, steps, three parts, three episodes, three. Uh, architectures basically architectures of the cities they uh, picked they chose and to describe them to reconstruct the history of these architectures uh, in the first time in the first uh, step for the elderly people in the second step to step to the kids always considering that these people both kids and elderly people could not go there could not visit hong kong could not visit montreal could not visit astana uh, uh, this was a kind of, of gamification of, 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 our, of our course uh, which tried to put the ends together of our difficulties and of the quality uh, uh, of the qualities of our students therefore for doing that Obviously, we didn't start from the guides. We started from uh, uh, some specific uh, uh, elements that had to be included in the guides. Our first step was to uh, uh, tell them, to try to uh, make them understand how important a description of building is for people who have no confidence with architecture. Um, everybody knows the Pantheon, everybody knows the Centre Pompidou, everybody knows the St. Pancras International Station. Um, if we are architectural historians, we can discuss these buildings very well, in deeply, in full details, etc. etc. But if we address our description to kids or to elderly people we have to keep in mind which element can be given can be offered to the first persona or to the second persona so the first exercise was to describe very simple very uh, uh, very uh, elementary building uh, uh, the second step um, the second step was to uh, and the three these three buildings were given by us, I forgot. Uh, the second step was always working on a description but on a description of the buildings included in their to be included in their guides. So uh, uh, the student who worked on Athens and on the Acropolis who chose to work on the Acropolis uh, started the description of the, of the, uh, of the temple of Athena Nike, and, uh, uh, and so on, all, all, all the other ones. Third step was to build a timeline. A timeline was considered uh, indispensable. Uh, it had to enter both guides because uh, people had to understand, these personas had to understand how time developed and how the sequence of time is important to describe it and to tell the history uh, even in uh, some kind of uh, easy terms as uh, we, we pretended to do then after the timeline working on the timeline we asked them to work on the periodization of single buildings each single buildings had to build a kind of periodization from the timeline extract some elements that were considered be important for them and then finally uh, they had to uh, put up all these information together and to write a normal quite banal quite dull report on the architectural architecture histories of these buildings you see just papers uh, without illustration just papers collecting all the information they could gather uh, in some kind of neutral terms, just the collection of data. And this is the first step of the exam. The other two steps, of course, were the two guides the guide for adults, uh, the guide for the elderly people, uh, uh, three buildings. The three buildings were the same, both for elderly and for kids. Uh, the guides for uh, elderly people here, uh, uh, showing uh, uh, we, we try to insist. Uh, that the connection between illustration and text had to be very strong, although obviously elderly people could have more uh, tools in order to understand how uh, these connections could could go. And these were the, the results of uh, of the of the guides. We insisted uh, uh, with them uh, with with our students in order to modify, for instance, to intervene on existing illustration to 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 make schemes to facilitate the comprehension, but always including all the data they they had. Then there were the kids' guide. Uh, obviously, the language changed, but also the imagery of these uh, guides uh, radically changed. Uh, given that the information must be the same, we insisted very, very much, and they—I uh, uh, I think they—most of them listened to our advice. That it is not because they were kids; they are kids. They deserve less. They deserve the same quantity and the same quality of information. The important is how to give them information and these are the results so i can't say that everything is uh, um, wait a moment everything is uh, is perfectly good everything is satisfying i don't know if alessandro wants to add something to that uh, maybe uh, before or when alessandro can add something i can uh, uh, share once again the video with something I like very, very much, and I think something that describes quite well also the spirit of our laboratory. This is the kids' guide of uh, uh, um, some buildings in China. Hello, everyone. I'm YoYo. Now follow me. Get on my spaceship. I... We are going to Beijing together. Okay, Alessandro, If you want to to to, to add something, I don't know. Well, about Beijing City. The streets are very interesting. They are rectangles. Once Can you hear me now? Yeah, yeah, yes. Okay. Um Yes, just um, really one minute. I have no more uh, to add, but. Um, uh, first of all, good morning. i'm alessandro spila and i was co-professor together with professor pace in the history of architecture and cities lab. if i may add or reiterate some things uh, to what professor pace has said, um, i could simply repeat um, the fundamental concept from which we have moved. Uh, we have tried, i think, to interpret the concept of the laboratory uh, as the application of the of one of the historians many professional activities uh, thus applying the um, often smoky vague concept of historia during history so uh, the possibilities were many uh, for example, for, for instance, from the preliminary, preliminary research um, and report for a conservation project to preliminary studies for the analysis of a uh, urban fabric uh, in view of the insertion of a new building or, or even to the realization of a monographic section of an exhibition, for instance. but uh, within the important strand of the so-called um, terza missione, we opted for an application in the field of dissemination to a uh, general public. So, the, the choice of the guide, establishing a, a differentiation between two different types of audience according to the age uh, of the recipients. I think it was a, a very, very <laughs> difficult but. Um, Lucky choice. Uh, unfortunately, uh, the problems related to the pandemic have been crucial, I think, so uh, much um, so uh, that we have been persuaded to have individual students uh, propose application cases in the context of their countries of origin, uh, assuming a direct knowledge of them and this obviously apart from a difficulty of carrying out research through specific and scientific bibliography but at the end i believe it was a risky choice but one, of, one that many students embraced with enthusiasm and even with excellent results in some cases so i'm very happy of that Uh, I think I have a timor to add, ma uh, vorrei salutare anch'io, come ha fatto Edoardo, uh, gli studenti dello scorso anno, uh, che ho rivisto <ride> alcuni con uh, molta gioia e congratulandomi ancora una volta con loro perché alcuni sono stati davvero molto bravi. Vi ringrazio. Thank you. Thank you. Thank you. thank you thank you so much Sergio and Alessandro uh, can't help but smiling at your children guides and we really, we a, a way to take a look at them maybe uh, later on on some site or uh, on some kind of uh, let's say YouTube program or I'm sure they would have as much success as uh, Those reports, those more, let's say, serious reports by, by Filippo. Okay, in speaking to a, to a wider public. So um, we will move on now, grazie. E ritorniamo all'italiano, alla lingua italiana, e gli ultimi due laboratori coordinati, anzi, insomma, diretti da, dalla professoressa Rosso e prima dal professor Volpiano. Poi, quindi lascio la parola uh, a Michela, e naturalmente le chiedo se c'è bisogno poi di ehm, autorizzare altri studenti alla condivisione dello schermo, fatemelo, fatemelo sapere. Michela? No, eh, non c'è bisogno perché eh, spero che mi vediate. Perfetto. Mi sì. Sì. Ok, allora condivido lo schermo. Bene. Non so se si riesce a vedere. <ride> Un attimo solo. Bellissimo. Allora, come sempre, c'è qualche... ok, un attimo solo che mi lista. vista. Okay. Allora, um, boh, sta cosa qua, io con Zoom ho sempre qualche difficoltà. <ride> Via! Allora, sì, il laboratorio di storia della cultura della città eh, da me condotto insieme a Marianna, Uh, Gaetani che è la nostra dottoranda di storia dell'architettura um, si intitola con questo titolo diciamo molto inclusivo diciamo così l'architettura moderna leggere, raccontare, interpretare la storia dell'architettura negli anni del pluralismo diciamo un termine che lascia aperte diverse possibilità um, ecco um, e si è articolata ovviamente, come tutti, no? come tutti i nostri laboratori, una serie di lezioni eh, frontali che si sono incentrate ciascuna. diciamo, Hanno cercato insomma, di concentrarsi ciascuna su diverse tipologie: su una diversa tipologia di documenti, di materiali eh, della storia architettonica e urbana di questo lungo periodo. Diciamo che sono stati poi fondamentalmente tre decenni, gli anni 60, 70 e 80. Tanta. quindi um, i piani e i progetti di architettura, gli edifici ma anche i testi di eh, teoria, storia e critica dell'architettura. I singoli episodi, una storia quindi per episodi scelti eh, e per temi scelti, episodi e temi eh, appunto che sono stati scelti eh, prevalentemente in un ambito internazionale, eh, europeo e nordamericano. Il laboratorio si è proposto, diciamo, di indagare diverse definizioni di questa stagione dell'architettura che potremmo appunto definire plurale ed eclettica, eh, in cui appunto trovano espressione una varietà di temi, eh, di esperienze al contempo eh, teoriche e progettuali, quindi dal, dalla nuova centralità accordata al, all'utilizzatore, alle sue istanze, dalla rivisitazione della storia, della decorazione, del disegno, recupero ehm, ad esplorazioni diciamo, linguistiche inedite che spaziano eh, dal citazionismo ironico al pop, al kitsch, fino allo studio delle morfologie urbane, eh, diciamo come eh, premessa ad una rinnovata sensibilità nei confronti del, dell'ambiente costruito. Ecco, diciamo, tutti questi temi hanno come denominatore comune eh, l'idea di architettura come sistema di comunicazione, come veicolo di espressione culturale, quindi di, di simboli e di valori sociali. Questa è la parte diciamo, ehm, teorica che, eh, come dicevo, si è articolata una serie di non tantissime lezioni che però sono andate di pari passo con uh, le esercitazioni, con i la lavori diciamo, di approfondimento, di studio, di lettura eh, che sono stati eh, chiesti agli studenti. Um, queste esercitazioni sono state articolate, sono state quattro fondamentalmente, tre individuali e una, eh, e una collettiva, diciamo collettiva nel senso che gli studenti erano ehm, raggruppati appunto in piccoli unità di 3-4 studenti, ciascuna, eh, la prima parte articolata eh, di questa esercitazione è dedicata alla comprensione di testi, teorie e storia dell'architettura, la seconda invece allo studio di un'architettura significativa. Questo per quanto riguarda l'esercitazione individuale, per quanto riguarda quella in gruppo, invece è stato scelto un caso studio nel periodo considerato di un'architettura eh, costruita a Torino appunto tra gli anni 70 e gli anni 80. Um, vado avanti se ecco. allora queste sono semplicemente alcune um, questioni che riguardano diciamo, la, una delle prime lezioni che è stata appunto una, le, una lezione sulla storiografia e la critica uh, dopo il movimento moderno diciamo di un paradigma um, non soltanto nella storiografia ma anche nella storia dell'architettura stessa um, il um, a questo è seguito poi diciamo, una, ehm, una lezione, eh, eh, lezione diciamo, sugli eh, anni 60, quindi la revisione del funzionalismo attraverso una serie di proposte radicali negli diciamo, anni 60, ehm, europee, ma anche nordamericane, sui i loro riflessi, sui grandi progetti diciamo, del decennio successivo gli anni 70 appunto che sono stati anche anni di eh, esperienze espositive come quelle che vediamo adesso riassunte poi in queste immagini um, e poi anche di grandi progetti c'è stata una lezione da Ariana Gaetani sul centro sul Boburg che è stata appunto un'occasione di um, confronto soprattutto sulla eh, sulla, su, sul processo di costruzione di questo grande progetto diciamo sull'ITER il concorso e che doveva servire diciamo questa lezione su un oggetto architettonico preciso a, um, a dare gli strumenti ad introdurre alcuni, alcuni metodi alcuni strumenti di indagine eh, su, su un progetto di queste grandi dimensioni come eh, il centro Pompidou eh, da mettere poi diciamo in... Da mettere in pratica poi nelle esercitazioni che verranno poi erano state chieste agli studenti, eh, fino appunto ad arrivare a uno degli ultimi nostri contributi, che era quello relativo all'inizio all del decennio ottanta, ovviamente uno degli episodi più centrali di questo periodo è sicuramente quello della biennale eh, diretta da Portoghese. Ecco, una delle prime esercitazioni che è stata chiesta agli studenti è stata un'esercitazione in parallelo con le prime lezioni di eh, storiografia e di critica, ehm, è stata quella di rileggere diciamo, un testo non del tutto facile, appunto di Colin Rowe, Manierismo e architettura moderna, testo del 1955, sulla scia ovviamente di tutta una serie di... Suoi primi eh, lavori, eh, tutti quanti animati dal desiderio di mettere a confronto eh, le architetture del passato con quelle del, del Novecento, di, una, di un passato rinascimentale manierista. Eh, I ragazzi hanno riletto, letto, riletto questo testo, e il compito che gli era stato eh, chiesto era quello di riscrivere in qualche maniera, rielaborare, parafrasare o comunque tradurre. Eh, in prosa, un testo, tra virgolette, eh, che era appunto particolarmente eh, denso, denso di riferimenti, denso di, di rimandi. Tra l'altro è stato dato eh, questo testo agli studenti, è stato fornito questo testo agli studenti, prendono direttamente dalla dall'antologia di Biradi, dove non ci sono notoriamente immagini. E quindi lo sforzo ulteriore che gli studenti che hanno fatto è stato quello di illustrare il loro, il loro saggio attraverso una ricerca iconografica eh, mirata appunto a eh, mettere in, chiaramente in evidenza quelli che erano tutti i riferimenti alle diverse architetture di cui si è servito con l'euro nella sua analisi formale comparativa tra passato e presente più o meno vicini eh, o lontani tra loro. Ecco, poi questi nostri studenti hanno, sono eh, riusciti quindi a, a recuperare una serie di... Immagini assolutamente centrali per l'analisi la, per, per capire anche il senso del, del saggio di Colin Rowe, e hanno poi rielaborato a loro volta, seguendo diciamo la metodologia, le suggestioni offerte dal saggio di Rowe. Uh, loro, uh, queste loro immagini, queste immagini di architettura, in parte manierista, in parte appunto uh, del primo Novecento, questi um, diciamo sono alcuni dei loro. Tentativi di, um, di interpretazione. Um, e, um, il tutto poi si è risolto in una, una sorta di, di paper, no? con un, anche corredato di una bibliografia di nota. E diciamo che c'è stata una um, grande insistenza da parte nostra durante questo laboratorio, da parte di me, di Marianna Gaetani, sulla, um, sulla um, cercare di trasmettere poi anche alcuni. Metodi diciamo, di uh, redazione di un testo e di una um, corrispondenza tra testo e fonti, fonti di uh, prima, di seconda mano, comunque di fonti che vanno comunque esplicitate attraverso una bibliografia delle note. Quindi c'è stata una lunga lezione su questo e i studenti nostri dovrebbero, su questo punto, da questo punto di vista, essere molto. Diventati molto esperti, eh, sanno benissimo qual è la differenza tra la bibliografia e delle note, perché le note si scrivono diverse dalla bibliografia e quale significato le due cose hanno diverse. Poi alcuni di loro adesso non, 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 non ho insistito abbastanza forse sulla immagine precedente, eh, sì questa immagine e niente un paio di no un nostro studente, adesso Samuele che vedo anche scritto qua ha poi eh, fatto questa rielaborazione grafica dei, dei volti dei due con l'eroe e Reiner Banham introducendo all'interno all di questa elaborazione eh, alcune delle immagini fondamentali del, della, eh, del, dei, implicate diciamo dal, dal testo per cui vediamo un barnum con degli occhiali e delle lenti in cui si riflette la famosa più o meno famosa unhouse, la non, non casa um, disegnata da François Dallegray che appunto aveva uh, collaborato con Reiner Bana. Uh, diciamo, nessuno, io non ho mai insistito su questo, non so, um, è una cosa che è venuta abbastanza spontanea a questo studente, mi sembra abbastanza divertente. Um, abbiamo, ecco, questi sono altri... Um, altri lavori che appunto si eh, sono svolti su un secondo saggio che è stato loro proposto. Queste esercitazioni tra l'altro sono state tutte individuali e tutte sullo stesso materiale, quindi eh, tutte sullo stesso materiale, nel primo caso era il saggio di Ron, il secondo sempre un'esercitazione un sulla scrittura, l'interpretazione, la riscrittura diciamo, di, un, di un testo critico. Questa volta il testo critico era uh, Home Is Not a House, un testo del 1965 appunto di Bannon, sulla quale poi loro hanno anche cercato diciamo, di um, contestualizzare il testo mettendolo in uh, relazione a una serie di problematiche, di tematiche che um, in parte avevamo raccontato, avevamo um, in qualche modo. Affrontato a lezione, in parte sono state eh, acquisite attraverso una bibliografia che gli è stata eh, proposta su questi, su questi temi. La terza esercitazione è stata invece un'esercitazione sempre individuale e sempre comune a tutti su un'architettura costruita eh, negli anni Ottanta a Torino, un'architettura sulla quale questa volta è stata fatta, sulla quale questa volta è stata condotta una lezione, ma è stato fornito poi esclusivamente un materiale iconografico, quindi senza alcun testo. Eh, gli studenti, agli studenti è stato chiesto diciamo, di ehm, costruire una bibliografia ragionata in, su questo tema. Su questo edificio e sulla sua storia, sull'architetto, sulla, storia sulla la critica, sulla la, la, la fortuna critica di questo edificio e di riscrivere poi un testo corredato di immagini, di, eh, di Gascalie. Ecco Un'altra cosa di cui siamo, eh, ci, su quale abbiamo molto insistito è appunto la costruzione del testo e la relazione tra testo, e iconografia rimandi alle immagini, inclusi nel testo, immagini numerate, bibliografie, eccetera, eccetera. Alcuni di loro poi si sono anche cimentati in analogie tra Aldo Floss e Aldo Rossi, cosa non del tutto peregrina, perché come sappiamo Rossi negli anni giovanili aveva, si era occupato anche di questo architetto viennese. E alcuni di loro... Dando diciamo, le, situ le situazioni eh, contemporanee, le varie zone gialle, rosse, eccetera, eh, si è poi ehm, recato direttamente eh, nel posto e ha poi prodotto alcuni reportage fotografici particolarmente ben fatti secondo me con una, anche con delle belle di Las Lung di racconto di che, delle, delle viste proposte delle eh, cose che si ehm, erano ehm, viste appunto direttamente eh, sul luogo ehm, ehm, ecco l'ultima esercitazione invece del, del laboratorio Consisteva in un lavoro di gruppo, come dicevo prima, che eh, aveva come oggetto un'architettura um, torinese costruita tra il 1970 e la fine degli anni Ottanta, torinese o, o nei, um, nei pressi, diciamo, nella, nelle immediate vicinanze di Torino. Sono architetture note, evidentemente, perché non è che si possa fare moltissimo, però l'idea di scegliere. Torino eh, è stata più che altro sì, una sorta di sfida anche da parte nostra, anche un ottimismo iniziale rispetto alle condizioni possibili, alle poss possibilità di uscire di casa e di poter avere una. Un, um, un rapporto diretto con questa, almeno visivo, diciamo diretto rispetto a questi oggetti, cosa che poi effettivamente è stata possibile, eh, qua là, ovviamente non durante tutto il corso, ma, ehm, ma ehm, almeno in alcune settimane e anche più recentemente tramite le aperture. Ecco, um, appunto, le abbiamo viste prima, um, non sto qui a rileggerle. Um, questo per esempio è il, la, alcuni stralci diciamo, del, eh, del lavoro uh, svolto sull'edificio di Yarete Luz in uh, via Bregno, edificio per abitazioni e per uh, negozi. Gli studenti in questo caso, quelli che lavoravano sull'architettura di Yarete Luz, hanno avuto anche la possibilità, grazie alla nostra intermediazione, diciamo di venire a contatto con la famiglia del, um, dell'architetto, di del Yarete Luz in particolare. Hanno, Potuto entrare, per esempio, nella casa di Borgo Franco e vedere direttamente sia l'opera, sia la, la casa che è appunto oggetto di, eh, che è stata progettata da, da Luzzi stesso, ma non solo, soprattutto i materiali messi a disposizione su quel progetto di cui si occupavano dal, dagli eredi. Um, uh, queste sono alcune immagini, appunto. Altro, un altro caso, studio è stato quello dell'edificio di, del, dell di parco, sì, di Corrado Levi e Laura Petrazzini. Uh, ecco, una cosa su cui abbiamo anche molto puntato è la, diciamo, la costruzione degli indici che fondamentalmente non ricalcavano, alcuni di loro, almeno alcuni di quelli meglio riusciti, non ricalcavano eh, direttamente. Eh, la nostra scaletta iniziale, la nostra scaletta iniziale che era una scaletta abbastanza pedante, diciamo, nella quale si chiedeva di trovare alcune informazioni, di elaborare quelle informazioni e che erano fondamentalmente l'analisi la, distributiva dell'edificio, eh, l'analisi dell'iter progettuale, il rapporto tra l'autore e eh, delle... Il diciamo, rapporto tra l'edificio e la, la produzione complessiva eh, di quell'architetto, quell eccetera, molti di loro sono riusciti invece a ricostruire un percorso che si traduce poi in un indice ehm, che è molto più personale e che mostra fondamentalmente che, ehm, so, sono, mostra come siano riusciti, come dire, a. Um, interpretare per riuscire a interpretare, come sappiamo, c'è bisogno di uno scavo nell'oggetto di studio e di un coinvolgimento molto più uh, importante. Quindi, credo che in, in alcuni casi questo coinvolgimento ci sia stato, alcuni poi hanno messo in relazione eh, le opere di questi architetti, come dicevo, con uh, le loro produzioni più complessive attraverso schemi, diagrammi di questo tipo. La documentazione fotografica che c'è sempre stata, eh, direi quasi sempre, perché come dicevo le, le opere e l'architettura erano tutte torinesi o, eh, e quindi c'è stata la possibilità, nonostante i divieti, diciamo, di, eh, di andare a vedersele, eh, alcuni di loro hanno poi messo in relazione quella, nel caso del, del DuParc, eh, con eh, l'asse di Corso Massimo d'Azeglio, eh, individuando altre emergenze. Eh, di quegli anni. Lo studio, eh, anche precedenti, lo studio Gribaudo, un altro, de, un altro degli oggetti di studio mh, affrontato da uno dei gruppi, lo studio Gribaudo di Andrea Bruno, la casa Studio Gribaudo. Anche in questo caso l'indice riflette diciamo, una um, come individualizzazione, come, diciamo, una personalizzazione di tematiche. Che avevamo dato come comuni a tutti. Eh, in questo caso, eh, i, i ragazzi sono riusciti oltre ad arrecarsi lì a entrare e ad avere l'appuntamento con l'erede la, dell'artista eh, del, 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 dell Ezio Gribaudo, Paolo Paola Gribaudo, e eh, a visitare e a stare forse un più di un'ora, un paio d'ore lì dentro a chiacchierare e, ehm, e poi quindi anche a l'architetto Andrea Bruno che nonostante i suoi 90 anni ha comunque concesso loro una uh, conversazione mh, credo abbastanza interessante che poi lo hanno uh, riportato nel, nel, nel loro testo. Altri lavori hanno, um, come vediamo qua, adesso ne sto passando in rassegno un po' velocemente alcuni, consorzio cooperativo Pitagora in, uh, del collettivo Argento. Su cui già ci sono stati lavori precedenti, tesi, tesi di dottorato, però gli studenti sono anche riusciti a, a andare oltre queste fonti attraverso eh, una conoscenza più diretta del, dell'edificio, anche ehm, immergendosi, diciamo un po' nel, nel quartiere. Quindi loro so. Perché me l'hanno raccontato? Appunto, che hanno, sono riusciti a, a parlare con persone che uscivano da questi posti, quindi abitanti, e avere quindi testimonianze eh, diverse. Appunto, um, ecco nelle introduzioni, poi tutto questo percorso si è, è cercato di. In qualche modo restituirlo nelle introduzioni di questi testi dove gli studenti hanno, hanno um, reso esplicite, diciamo, uh, reso, reso esplicite anche le difficoltà uh, di, del loro itinerario di, di lavoro, di studio, non soltanto uh, i momenti felici, anche quelli uh, più difficili, e, nel caso dei tetti blu, sono stati molto. Uh, Mm, come dire, um, bravi a documentare fotograficamente a commentare ogni singola uh, vista uh, nelle didascalie, altri esempi meno, um, meno facili da affrontare, come il caso del, uh, del lavoro di Mario Federico Roggero um, all'interno del centro della Salle. Qui uh, studentesse sono riuscite ad avere appuntamento qua e a, anche a. Consultare eh, l'archivio eh, del centro della Sala, dal, dal quale hanno poi eh, riportato una, una, una parte, diciamo, la documentazione fotografica dell'epoca dei documenti che hanno trovato. Eh, Piazza Adriano numero 5, il progetto di Berlanda e di Gino Becker, anche qui il Fondo Berlanda in parte mh, li ha aiutati, um, ma non solo. Um, così come l'ha aiutato, diciamo siamo oltre 20 minuti se, siamo... se... Ah, sono io che sto so. eh, eh, sì. sì. andiamo uh, vado rapidissimamente alla fine queste sono altre immagini i ragazzi di Via Tollegno con, uh, della scuola sperimentale Via Tollegno che hanno contattato poi uno dei progettisti hanno fatto ancora una bellissima intervista così come le torri in corso um, Giulio Cesare e anche qui alcune interviste ad alcuni dei collaboratori del progetto um, la Torre Mirafiori la Casa Incis in corso tanto di Pietro Barucce Sara, Sara Rossi um, Giorgio Raineri in Viale Tovez la Scuola Marsha Gall in Corso Vercelli e infine eh, l'edificio Gabetti Isola in via Sant'Agostino sul quale poi la, i ragazzi hanno anche che, che hanno cercato di, um, di uh, in, inserire nella produzione più complessiva facendo una, uh, una ri, un tentativo di, 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 anali di analisi diciamo di alcuni temi che in quel progetto vengono particolarmente fuori ma della copertura sicuramente centrale nella produzione di, uh, di diabetes. in isola ecco. uh, direi che non, uh, non ho altro da, da aggiungere se no appunto questi nomi, eh, i nomi appunto dei nostri studenti e delle nostre studentesse che ringrazio e, e con i quali ci rivedremo prestissimo. Appunto, per... ringrazio oltretutto anche, come ho detto all'inizio, Marianna che ha dato un contributo fondamentale, diciamo, al svolgimento di questo, di questo laboratorio. Ok, chiudo qua. Io, Michela, ringrazio te e ringrazio i ragazzi. Scusatemi per aver sparato. Va bene, grazie mille Michela e, e Marianna. Eh, devo dire che è il laboratorio più militante di tutti in senso anti-Covid, cioè insomma, è, molto, eh, è molto interessante che tu abbia sottolineato ciò che si poteva fare, e non solo ciò che non si è potuto fare, e che tu l'abbia fatto fino in fondo, che voi l'abbiate fatto fino in fondo. Lascio la parola eh, a Mauro Volpiano in modo da poter andare poi verso Qualche rapida considerazione finale? Tra l'altro saluto Massimiliano Loturco, che come avrete visto dalla chat si è collegato una quindicina, ventina di minuti fa eh, e, e ci ascolta da distante. Grazie, Mauro. Perfetto, vediamo lo schermo. Non ti sentiamo forse? Mi sentite adesso? Mi sentiamo, non so se vuoi anche. Sì, assolutamente, scusate, adesso cerco di, di arrivarci. Sentiamo per il resto schermo, eh, ti, ti, ti vediamo e sentiamo. Sì, no, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dunque, io ehm, come dire, parto da qui perché devo dire che eh, ovviamente il semestre è stato complesso, come sappiamo tutti, non sto a ripeterlo. Vorrei ringraziare gli studenti che hanno lavorato veramente tantissimo, non si sono scoraggiati nonostante fossimo in situazioni veramente eh, molto difficili. Hanno lavorato sia singolarmente in una prima esercitazione e poi hanno lavorato invece in gruppo, eh, in gruppi di due persone tendenzialmente. E quindi insomma il loro lavoro è stato, devo dire... Veramente puntuale e, 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 e ammirevole anche la capacità di superare questo, questo momento complesso che ci ha costretti anche, tra l'altro, un po' a. Um, modificare, modificare le cose in corso ma anche ci ha dato qualche opportunità evidentemente come già stato detto c'è cioè questa possibilità in fondo di, di, di ragionare un po' sul concetto anche di desk, di desk study se volete cioè su quella fase preliminare di lavoro che normalmente si fa quando si analizza un luogo prima, prima di, di, di vederlo ecco quello è diventato un aspetto anche di una certa rilevanza metodologica per quello che poi eh, abbiamo fatto um, allora um, la squadra la vedete ehm, con Valentina Burgassi, che ha fatto un lavoro anche molto complesso di, di tutoraggio, la collaborazione preziosissima. Adesso vi spiegherò perché del laboratorio beni Culturali di Erika Bodrato che ci ha aiutato perché ci ha, nell'ambito di questo tema che vedete individuato come, come tema monografico del corso, ci ha aiutati con gli archivi del laboratorio, quindi con delle, delle risorse molto interessanti di Ateneo. A, a fare questo lavoro, in particolare il fondo Enrico Petiti che ha fornito una, una base molto interessante eh, per quello che abbiamo fatto. Eh, allora io scherzando con i ragazzi dicevo che forse di questo nostro laboratorio che si chiama Storia dell'architettura della città eh, il termine più importante è la è. Cioè la congiunzione che c'è fra, fra architettura e eh, dimensioni urbane. Quindi ehm, io credo che questo sia un aspetto particolarmente significativo anche per la formazione dei nostri studenti che potranno trovarsi, ovviamente, speriamo che si trovino a lavorare in contesti stratificati con una ricchezza con una ricchezza di eh, un'articolazione di relazione molto complessa quindi eh, riprendo brevissimamente solo un capoverso di quella che era stata la scheda che noi avevamo presentato per descrivere il laboratorio e per l'appunto a descrivere per descrivere il tema eh, la casa nelle metropoli europee tra tradizione e sperimentazione. Su questo arco cronologico, che evidentemente si pone tra la fine dell'Antico Regime e l'avvento, eh, come dire, della Prima Guerra Mondiale, ma anche tecnologicamente l'avvento del cemento armato, e quindi anche un cambiamento di paradigmi costruttivi, abitativi ed evidentemente eh, anche sociali. Eh, allora noi avevamo evidenziato proprio il profilo di, questa, di questo laboratorio scrivendo rapido, così in modo molto sintetico, individuale o collettiva, tradizionale o di avanguardia, meramente funzionale, espressione ricercata di stato sociale, la residenza urbana è da sempre uno dei campi privilegiati della ricerca architettonica e tecnologica ma anche palcoscenico complesso delle relazioni sociali e delle dinamiche economiche, luogo del privato eppure elemento fondamentale della scena urbana, la casa costituisce una delle questioni progettuali più rilevanti, Sempre aperte e continuamente in evoluzione, che gli architetti si trovano ad affrontare. Per i car caratteri tradizionali e i processi di innovazione può dunque essere un'occasione significativa, una premessa per affinare gli strumenti utili anche per il progetto contemporaneo. Quindi, era, questa era un po' la dichiarazione che avevamo fatto all'inizio nei confronti dei nostri studenti, dicendo che questo sarà il tema di cui noi ci occuperemo. Il, il laboratorio, eh, come dire, si sorregge fondamentalmente su tre premesse. Quindi la prima ve l'ho detta: cioè ehm, la relazione tra architettura e città e tra spazi intermedi, che sono spazi fisici, ma sono anche spazi. Sociali, no? se, se pensiamo alla stessa definizione di sociabilité che dava Maurice Gulon un, un po' di anni fa, era proprio uno spazio intermedio, un tra, tra il pubblico e il privato. Quindi, quest, questa dimensione è una dimensione che ehm, sta dietro un po' il, il, il presupposto del, 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 dell'atelier del laboratorio. Ehm, la seconda questione direi è il rapporto diretto con le fonti, eh, come è stato evidenziato da molti di noi anche nelle, nelle, nelle presentazioni precedenti, perché evidentemente lo sanno bene gli studenti che sono immersi in un flusso infinito di informazioni, quelle informazioni non sono fonti, sono informazioni, quindi questo questo passaggio da una dimensione di acquisizione a critica invece a, alla contestualizzazione critica eh, dei, dei documenti che, che noi abbiamo a disposizione è un passaggio che noi abbiamo voluto eh, con, con, con Valentina, con, con, eh, con chi ha lavorato con Erika, che, che ha lavorato con noi anche filtrare attraverso ad esempio la dimensione dell'archivio per far leggere i documenti in presa diretta ma forse anche per evidenziare direi qualche interruzione di questa circolarità presunta tra il disegno di architettura per esempio e, e il, il costruito ehm, con tutte le retoriche complesse che ci sono, ci sono evidentemente in mezzo e nell'affrontare la questione delle, delle, delle relazioni appunto tra, tra fonti, storiografia e, e, e materialità poi degli edifici, abbiamo fatto un ragionamento, per esempio, abbastanza specifico su alcuni casi, uno è il caso ehm, torinese. Che è stato il, il, poi il centro del laboratorio. Non abbiamo avuto, avuto paura di occuparci di Torino. Eh, in realtà molti studenti erano a Torino, molti hanno potuto, nelle finestre che ogni tanto si aprivano, Uh, tra un lockdown e l'altro, uh, anche hanno, hanno avuto modo di visitare i luoghi, e, di, e adesso vi faccio vedere anche il lavoro complesso e molto articolato che hanno fatto alcuni studenti sul, 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 sugli edifici. Ecco, però anche leggere, per esempio, alcune lezioni le abbiamo dedicate a leggere parlando di Torino, non tanto una storia urbanistica di Torino, perché non ci, non ci pareva quella la sede, anche se abbiamo dato qualche lineamento, ma soprattutto uh, leggere i libri. Mm? Quindi eh, ragionare per esempio sui grandi, sui grandi capisaldi no? storiografici sulla, sulla storia urbanistica di Torino, cavallari Murat piuttosto, ma, ma per leggerne le relazioni con dei momenti storici. Forma Urbana Torino Barocca non è un enorme contenitore da prendere, sviluppando qualche informazione, in realtà è prodotto di un momento, ovviamente, in cui si stava ragionando, per esempio, di che cosa doveva essere e diventare il centro storico di Torino, che allora era un problema sociale. E se si leggono gli articoli della stampa di gli anni si capisce che il libro di cavallari è inteso come un elemento di una discussione aperta, non con un, soltanto come un'opera accademica. Quindi, insomma, introdurre questi temi è stato, è stato eh, evidentemente uno degli aspetti credo eh, interessanti, ma anche, ma anche alcuni volumi, per esempio su Parigi, eh, abbiamo fatto ragionamento su alcuni, su alcuni testi, come quello di Loaillet, che vedete evocato qui. Quindi il, il laboratorio ha avuto quindi, diverse fasi, e, mh, ricerca bibliografica, osservazione ravvicinata di edifici dei luoghi, e, mh, e così via, fino a una parte abbastanza importante per noi, in questo caso, di rappresentazione grafica, di confronto anche molto tradizionale, se volete, con gli edifici. Ehm, quindi, tre esercitazioni abbiamo fatto: la prima è stata un extempore. Molto veloce in cui abbiamo presentato agli studenti in modo completamente muto, anonimo, una serie di immagini di difficili, anche molto diverse e lontane tra di loro. E gli abbiamo chiesto di commentarla in un momento in aula, poi di definire e di, di rifinire meglio questa loro interpretazione e. Ehm, e consegnarcela. Una seconda fase ha riguardato invece un lavoro soprattutto sulle fonti intese in senso critico di un edificio della Torino ottocentesca, il terzo invece, grazie, come dicevo, anche alla collaborazione all aiuto e all'aiuto di enrica Bodrato. Abbiamo lavorato su un tema in modo monografico sulle palazzine di Enrico Petiti, anche un, come dire, mettendo un po' in guardia su, rispetto a questo tema dell'autorialità dell'architettura, e invece rispetto a una interpretazione allargata alla città, ecco. Abbiamo, abbiamo provato a ragionare un po' su quello. Quindi io tutti i materiali che vi mostro sono materiali: sono materiali ehm, che vedete sono senza filtri, cioè sono proprio i materiali che ci hanno consegnato gli studenti. Qui vedete eh, alcuni loro elaborati relativi alla prima eh, alla prima esercitazione, erano edifici non soltanto torinesi che sono stati dati. Ehm, e, e quindi, ovviamente, qualche cosa si riconosce eh, in realtà quasi tutto. Direi sono edifici, comunque celebri noti, o, o alcuni forse meno noti, come quello parigino. Quindi, i, il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che. Ha chiesto agli studenti poi di inoltrarsi in un'indagine in un eh, che tenesse conto appunto delle fonti, che tenesse conto del rapporto con il, con il contesto e, e così via. Adesso vado veloce perché abbiamo pochi minuti, facendo anche fare dei lavori che sembrano un po', eh, come dire, aridi e pedestri, ma che ci pongono proprio di fronte nel concreto ad alcuni problemi che citavo prima: cioè qual è, qual è ad esempio, il rapporto tra disegno e architettura costruita, progetto, spesso non solo un progetto, ma più progetti, quindi anche un lavoro apparentemente semplice di decrittazione eh, del documento di, è diventato, discutendone ovviamente insieme, un'occasione di eh, dialogo su questi aspetti e quindi questo è stato fatto. Eh, e le analisi che poi i ragazzi hanno fatto nella seconda e nella terza esercitazione hanno... Alla luce della, della letteratura, della bibliografia che loro avevano letto, mh, hanno, hanno poi portato in luce questioni, ad esempio, legate a come gli edifici, che poi sono stati attribuiti come casi studio ai singoli gruppi, eh, per cui ogni gruppo aveva un edificio da approfondire, come questi edifici si collocano rispetto al contesto urbano, il rapporto, per esempio, tra pieni, vuoti, ehm, e, eh, ma anche. Le, le indagini tipo morfologiche, anche quelle contestualizzate, cercando di, di capirle no? nel, nel loro sviluppo anche storico dagli anni, dagli anni 60, andando in avanti, arrivando anche al modo in cui queste sono state intese in, in, eh, negli studi torinesi. Quindi con dei lavori veramente molto complessi, eh? perché questi sono lavori autonomi degli studenti che in alcuni casi, come vedete, hanno... Eh, Sperimentato un'analisi tipo morfologica ehm, per certi versi tradizionale, però in modo completamente autonomo, ehm, anche con una serie di tecnicalità abbastanza complesse che abbiamo provato a applicare, per esempio, portando, ragionando sulle, sulle, sulle caratteristiche eh, volumetriche degli edifici, utilizzando, per esempio i dati che sono forniti dal geoportale, interpretandoli con una, e, e, e leggendo anche in modo tridimensionale l'inserimento di queste architetture dentro la città. E conserviamo, come vi dicevo, in Ateneo il bel fondo, come sapete, di Petiti, lo abbiamo utilizzato per leggere eh, anche questa dialettica tra ciò che è il progetto, ciò che viene realizzato eh, e le sue trasformazioni nel corso del tempo, quindi anche la dimensione distributiva, poi come vedete eh, alcuni, alcuni, anzi quasi tutti i gruppi hanno in modo, nostro ovviamente non è assolutamente un corso di rilievo e quindi lo strumento del rilievo è inteso come, come supporto per un'analisi eh, storico-architettonica, però vedete anche una dimensione molto legata alla materialità di gli edifici avendo gli esecutivi di petite è stato possibile eh, mettere in relazione eh, questi fogli preziosissimi con quanto è stato poi eh, realizzato nel corso del tempo, andando a indagare i materiali. Quindi, con una complessità di indagine che è andata dalla scala urbana sino proprio al dettaglio architettonico, eh, e vi mostro alcune delle tavole che sono state prodotte, vedete, eh, molto impegnative, molto articolate. Per questo lavoro, devo dire, ringrazio ancora gli studenti, come vedete. È stata la possibilità da parte di alcuni di andare anche ad indagare degli aspetti, forse un po' con una metodologia che non si applica spesso all'architettura dell'Ottocento, del, del, del primo Novecento, ma ci siamo anche posti alcuni problemi mh, di rapporto con le fonti, di rapporto con i trattati, e eh, avendo anche alcune interessanti eh, sorprese sull'evidente derivazione, per esempio, dal Vignola, no? di, alcune, di alcuni ordini architettonici di Petiti, che sono stati, sono stati analizzati, e vedete, questo è un lavoro... Eh, il lavoro che è stato, che è stato condotto ehm, da eh, alcuni gruppi eh, che quindi hanno potuto fare delle, delle riflessioni molto articolate. Ecco, ehm, direi che ecco, questo è il, il, eh, lo svolgimento, lo svolgimento di, di, di questo nostro laboratorio, veramente molto impegnativo e ringrazio ancora tutti coloro che vi hanno partecipato, in primis ovviamente chi ha collaborato, come, come Valentina Burgassi, e, e la nostra anche collaboratrice alla didattica, eh, e, e quindi concluderei qua. Grazie. Grazie mille, grazie mille Mauro, e un saluto anche a Valentina eh, sullo sfondo. Dunque, il, la, le presentazioni formali si sono, si sono concluse e abbiamo ancora qualche minuto per, per uno scambio finale. Io vorrei innanzitutto eh, invitare prima ancora dei colleghi, invitare eventualmente gli studenti uh, a intervenire. Magari I will try to switch to English so that all students can can listen. Um, we have 10 15 more minutes unfortunately not much more before we must all leave for uh, other appointments and for your exams uh, beyond thanking you all and especially my colleagues for having worked within this, uh, this very short time i would like also i would like first of all to invite any student who thinks that maybe there should be something else that must be said uh, about your experience that hasn't been said in this very rich presentation. Let's say whether, uh, whether positive or negative, if you want to put it like that, or whether maybe something that you feel was important and interesting hasn't been, hasn't been mentioned. So, uh, my invitation is to speak up and uh, to open your microphones if you think so. And of course, also the same applies to, to, my, uh, to my colleagues. And to eventually Massimiliano Loturco, who has communicated that he's in some difficulty of taking the, the microphone. But if, if he wants to, we, we will be absolutely glad. Uh, I have, let's say, just two very short, uh, a couple of very short uh, final uh, remarks on my part. Let's say I, I had thought before the, the, the opening of today that. Uh, um, of course, I had anticipated that all of you uh, would have, uh, let's say, looked for some sort of compensation for the difficulties we are having uh, this year, we are still having, and we had all throughout uh, uh, the last, all throughout 2020. I think that in many situations, actually in most situations, we went beyond the concept of compensation. And that uh, specifically for, let's say, historical studies, uh, the limitations have led to explore, let's say, the potential of working more in depth on certain research methodologies, on certain source sources, or on certain historical practices, as, uh, as Filippo has uh, defined them. So uh, instead, maybe, of dissipating our resources into many possible ways of working. You, you have or I have seen uh, a lot of in depth uh, work that have has led to professional output or to a professional kind of output in terms of research in many fields, from representation, we have seen these last slides by Mauro Volpiano on the architectural orders, okay, uh, to video making as uh, at the beginning, so to a kind of a fully contemporary, contemporary historical narrative connected with the concept of public history to, let's say, very in depth and controlled output in writing, working on illustrations. I've even heard about you know, the, work, the specific work done not only on bibliography, but on image captions. So, on a connection between the image, the source, and the communication of the, of the image. I've also one more consideration about that, uh, about the, this, this uh, output and methodology. Um, many or most of these works, uh, I think, uh, can really speak beyond the classroom. Some have intentionally done that, such as uh, Sergio's and Alessandro's work that was directed to a non specialist uh, public. Some have done that indirectly, such as. Uh, for example, filippo de pieri and uh, michela comba's uh, videos and uh, youtube output that, have, that are immediately, uh, let's say, liable to be discussed by, by a wider public. but i think that all of the work that we have seen applies and stresses the fact that, uh, um, let's say, architectural history has inherently a, a social and political value. okay, is a knowledge. That uh, has its relevance in its being shared socially beyond the boundaries of, uh, of a classroom. Okay. And uh, I, I don't, well, so I think that these, in, in, in the end, this presentation answers to an issue that had been very much discussed in building this laboratory, both with Massimiliano and with this first group of teachers. So, what's the difference between a history lab and a history course? And I, I think the, the, the difference is absolutely clear and this first objective of establishing a laboratory where you learn by doing and uh, you uh, let's say intersect the learning by doing with the learning by reading and by studying has been well demonstrated at least okay the, the potential of this laboratory is very clear i also think that there has been there have been problems there have been false starts, as some of you have said. Okay. There have been en route uh, corrections, and this was certainly expected from both a laboratory that was activated for the first time and by the, the present conditions. There has been, I, I seem to understand, also a lot of enthusiasm and investment, which goes usually with these. Uh, first time experiments and i think that has really compensated some of the initial problems i don't want to add anything else i really uh, i see sergio uh, online so i will leave him uh, the table but also of course uh, any one of you that wants to add something to the chat or to speak up please do it Um, I see Sergio, but I, I thought he was going yeah. to make. <laughs> but he's just the only one that has it's an activated. Also uh, there's also Filippo in Paolo. No, no. I, I listen to your works and uh, uh, laboratories. Mm. Um, I, I don't want to, of course, uh, uh, insist on anyone taking, uh, say, uh, anyone speaking out uh, forcefully, because I think we are all concentrated on the next, uh, on switching on to, to the exams, which are a very important and delicate moment. So uh, let's say that if I don't, uh, if I don't have any uh, any hands up sign, I think I can just uh, thank all of you, all these 240 students that have connected. Massimiliano, well, is speaking through the chat. So, Massimiliano Turco, who is, I repeat, for students, our the coordinator, okay, the person in charge for how uh, this new bachelor degree is uh, uh, is working in in this very difficult uh, uh, initial uh, years, okay, that where a new degree has intersected with the pandemic. So, thank you, Massimiliano, for. Uh, uh, for writing uh, for uh, for this last intervention yes there's a basic question where can we find the recording professor uh, apparently the recording will be online probably there will be a short delay of a few hours or maybe a day on the site telearchitectura that is a site that was actually used has been used for the master degree but given the interest of this experiment they have, let's say, gently allowed us, the uh, younger students and teachers, also to, mm, to peek uh, into and to participate in, their, uh, in this uh, master-related project. And Filippo De Pieri, thank you, has posted the link to, uh, to the site. So look up to this link, uh, mark it down, and I expect very soon to, uh, for the, this recording to be, to be online. So, uh, if there's nothing more to add, thank you, thank you all. Grazie a tutti, tantissimo. And um, in bocca al lupo per, per gli esami, a tutti gli studenti e buon lavoro a tutti. A presto. Thank you, grazie Edoardo, grazie Massimiliano Bravo. per questa bella spiegazione. Thank you very much. Ciao. ciao, grazie, grazie a tutti i ragazzi e per quanto riguarda i miei ci vediamo nella virtual nostra. Eh, okay? Esatto, anche i miei. Grazie, 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 grazie. Mi... grazie, grazie a tutti gli studenti guarda. perché... Dai, dai. <ride> Senza di loro non l'avremmo fatti, credo, insomma. Ah no. Sicuramente. <ride> <ride> ciao ragazzi, a tutti. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci, ciao, ciao, Michela, tutti ciao. ciao, 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 ciao.